Non so nemmeno perché mi trovo qui. Soldi, tutto qui. Come se mi interessasse. Formaggio. Ok, credo di avere un'idea. Ah, ci sono! Per fortuna avevo con me questi bastoncini da gelato. Inserisci i bastoncini nel formaggio. Poi taglialo in tre proprio così. Immergi il formaggio nell'uovo e poi nella farina. Per finire nel pan grattato. Metti il formaggio nell'olio bollente. Muovilo per farlo cuocere finché non è dorato. Sembra buono! E ora impiattiamo! Molto bello, devo dire. Serve una mano? Ops, scusa! Oh, non so perché ti pago! Pronto? Mi serve il tuo aiuto! Cosa? Sono in vacanza! Oh, perché non l'hai detto subito? Arrivo! Tempo di mettersi al lavoro! È ora di vestirsi! Si esce! Dove vai? Torno subito! Non sei mica mia madre! Mi preoccupo però! Ma va bene! Che adrenalina! Come ai vecchi tempi! Ehi! È lei! Sì! Ok, sarà facile! Sembra impegnata! Psst! Dammi i soldi! Io sono caro, eh! Oh mio Dio! Dov'è il tuo piatto? Non ci siamo proprio! Cosa? Non ci posso credere! Il mio formaggio! Non c'è più! Che bella creazione culinaria! Fantastico! 10 più! Per me, oh, grazie! Ma non è giusto! Povera! 3, 2 e 1! Wow! Che faccia hai fatto! Ok, apriamole insieme! Pane dorato! Semplice, ma con un po' di immaginazione posso inventarmi qualcosa! Che potrei fare? Un toast? Nah, non so nemmeno come si fa! Non guardare me! Va bene! Oh, credo di avere un'idea! Questo dovrebbe funzionare! Metti il pane su un foglio di alluminio, mettici il formaggio e poi un'altra fetta di pane! Piega l'alluminio! Ok, poi... Oh sì! Torno tra un minuto! Vabbè, non mi preoccupo! Ma dov'è? Ah! Scusa il disturbo! Prendo in prestito il ferro da stiro! Buono questo wurstel! Oh, sapevo di avere il ketchup! Ma cosa... Il mio wurstel! Ehi, svegliati! Avevo detto di non farlo! Non sono io il ladro di salsicce! Non so proprio cosa farci! Perché stai stirando? Avrei dovuto pensarci! I miei gioielli subito! Subitissimo! Oh, devo allenarmi di più! Che belli! Ci staranno benissimo! Metto questi gioielli sul pane! Quanto è divertente cucinare! L'oro non è mai abbastanza! Questa è la tua idea di come si cucina? Ultima fetta! Impressionante! Oh, il mio sandwich! Non posso bruciarlo! Che odorino! Troppo semplice, secondo me! Oh no, non riesco ad alzarlo! Pesa troppo! Ok, ragazze, presentatemi i vostri piatti! Oh wow! 10 più! Finalmente! E cosa abbiamo qui? Non si mangia quello! Pessimo! Non hai gusto! Pronta? Wow! Guarda questi marshmallow! Ah! Uno solo! Tutto qui! Cosa ci faccio con questo? Sfigata! Verrà benissimo! Metti il marshmallow sulla piastra per waffle! Chiudo il coperchio e lo accendo! E ora aspetto! Oh! Qualcosa non va! Ah! L'hai voluto tu! Ti faccio vedere io! Mi serve solo questo microonde! Non mi serve chissà che attrezzatura di lusso! Metto il marshmallow nel microonde! Gli do il tempo! Nana! Senti questo odore? Oh no! Che disastro! Oh, che casino! Oh, non è giusto! Oh, è pronto! Wow, com'è cresciuto! È enorme! Guarda qua!
Wow! Ma è pazzesco! Non ci credo, li ho bruciati! Sai che è andata male, vero? Mi dispiace! Quello invece è magnifico! È gigante! Ottimo lavoro! Oh wow! Grazie! Complimenti! Chissà che abbiamo stavolta! Wow, una torta! Ma che succede qui? Ok, andiamo avanti! Un cupcake di cioccolato, wow! Voglio mangiarlo! Oh, mi serve la mia borsetta! Oh, sì, ecco! Grazie! No, questi non mi servono! Come fa a farci entrare tutta quella roba? Ma dov'è? Oh, non volevo questo! Ha buttato via sul serio degli iPhone! Spero non ti dispiaccia se... Sono sicura di averla vista prima! Oh! La mia bambola! Sarà perfetta sopra la torta! Ecco qua! Questo è il mio giorno fortunato! Wow, com'è bella! E ora un po' di colore! La metto sopra, qui! Devo solo versare sopra la glassa! Con attenzione, non voglio rovinarla! Molto interessante! Sei pronta a lasciarti stupire? Tolgo lo stampo! Wow! Che roba! Non ho mica finito! Un po' di polvere magica! Ta-da! Che carina! Come faccio a competere con questa preparazione? Oh, ho un'idea! Proviamo! Metto la glassa! Così, fino a su! Mi serve qualcos'altro! Il pranzo! No, questo non mi serve! Questa mi fa ridere ogni volta! Posso usare gli occhi! Li metto sul muffin! Non male! Che ne pensi? Ma dai, è uno scherzo! Non c'è gara qui! Oh mio Dio! Che preparazione fantastica! Un capolavoro! Te lo meriti! E vai! Sono contentissima! E quel mostro! È terrificante! Per favore, buttalo via! Ma... non è così male, dai! Io credo tu sia carino! Dopo di te! Uova d'oro! Non so mica come si fanno le uova! Che ci devo fare? Ci penso io! Prova questo! Oh! Ottima idea! Posso farcela, dai! Apriamo l'uovo! Ah! Ce l'ho fatta! Wow! Guarda qui! Voglio rifarlo! Un'altra moneta d'oro! Dovrei mangiare uova più spesso! Chissà com'è! Solo un assaggio! Va condito! Così dovrebbe andare, ancora insipido! Quanto sale! Che saporaccio! Oh, mannaggia a me! Ok, questo non me lo aspettavo! Pesche! Yogurt! Ok, so cosa farci! Metto lo yogurt sul piatto! Dovrebbe bastare! Poi ci metto la pesca! Un bel uovo fritto, sano! E poi fettine di mela! Una colazione buonissima! Boh! Geniale, creativa e stimolante! Eccellente! 10 più! E vai! E per te? Sono delusa! 0! Gnam gnam gnam! Che c'è qui per il mio pancino? Ah, che noia! Ecco qui, usa questi! Soldi! Mica posso dire di no! Vabbè, che ho io per pranzo? Un bel hamburger con patatine fritte croccanti! Va bene, dai! Manca qualcosa! Certo, come dimenticare! Selfie!
Hashtag Golden Burger Lusso. Io ho troppa fame per fare un selfie. Che devo mangiarmi? No, di nuovo un hamburger di carta. E una bacchetta magica. Huh? Abracadabra. Oh, dov'è finito? Che c'è? Oh, stupida bacchetta. Prendi questo. Oh, dov'è finita? Sì, prenderò il suo panino. Gnam 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 gnam. Ti divoro. Wow, molto meglio della carta. Ah, che schifo la spazzatura, che schifo. Oh, sei tornata. Mi piace il tuo nuovo outfit. Che intendi? Aspetta, una buccia di banana. Che schifo. Bleh. Inizio prima io? Ok, va bene. Non vedo l'ora. Oh, un pesce glitterato, carinissimo. Wow. Blu, blu, blu. Gioca col cibo. Blu, blu. Gnam, che odore buonissimo. Delizioso come immaginavo. Che fame. Ci sarà qualcosa di buono anche per me. Vediamo. Huh? Non posso mangiare una canna da pesca. Ma dai. Beh, divertiti. Tu guardi e basta. Prenderò qualcosa di delizioso. Cosa? Cosa mi ha afferrata? Vestiti? Non posso mangiarli. Devo tirarla un po' più lontana. Dai, forza! È pesantissimo! Ma che credi di fare? Aiuto! Aiutami, mi sta tirando! Vai, ti tengo! Così è più facile! Tira, tira! È stata tosta! Wow! Ehi, pesciolino! Sì, posso aiutarti? Ehi, un pesce parlante! Voglio del sushi! Grazie mille! Arrivederci, non pescarmi più! Wow! Gnam gnam! Tic tic! Ho ancora fame, posso averne un po'? Certo, perché no? Grazie! Che buono! Mamma mia, che delizia! Non c'è nessuno! Ehi, ehi, guarda! Oh, che vuoi? Guarda cos'ho! Stai per addormentarti? Ah, come se funzionasse! Ti addormenti? Oh! Ah, ha funzionato! E ora vediamo che mi è capitato! Un cuore d'oro! Wow! Com'è morbido! Ah! Blu, blu, blu! Una leccatina! Wow! Buonissimo! Sta succedendo qualcosa! Un anello d'oro! Ah, wow! Chissà se... che altro mi beccherò? Funziona, una collana d'oro! Aspetta, fammi un attimo! Si toglie! Posso mangiarmela! Deliziosa! Significa che posso mangiare anche questo! Anche meglio! Tic tic! Cosa? Che? Oh, mi hai ingannata! Almeno ho ancora questa! Che è questa roba? Sicuramente non mia! Stupido oggetto! Cosa? Che succede? Wow, sono bellissima! Il suo invito, madame! Oh? Una sfilata di moda! Sapevo di essere bellissima! Ciao ciao! Ehi, dove vai? Ciao, vi adoro tutti! Attenzione! Ah, che vuoi?
Guarda cos'ho! Una cola! Guarda qua! No! Tieni, prova! Grazie! Ce l'hai fatta! Come hai fatto? Chi se ne frega, è più importante quello che c'è qui! Cosa? Niente! Non è possibile! Scommetto che il mio sarà bellissimo! Cioccolata, wow! Con cosa me la mangio? Mestolo per spaghetti, spatola, mestolo, schiumarola? Nah, userò le mani! Ecco qua! Ne voglio altra! Questa sarà abbastanza, forse un altro po'. Disgustoso! Che succede al mio piatto? Oh oh! Lo apro? Non ci credo, non puoi aprirlo! Devo dare un'occhiata. Cos'è? Oh, cioccolata d'oro! Wow! Togli l'involucro e... cioccolata dorata! Gnam gnam gnam! Sento il luccichio in bocca. Forse dovresti specchiarti. Cosa? Perché? No, 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 no! Ho i denti dorati! No! Nah! Eh? La mia cioccolata, che succede? Wow! Bellissime! Super brillanti! Spero dentro ci sia la cioccolata! Oh sì! E ora assaggiamo! Monete di cioccolata! Ne prendo una anche io! Questa qui! Non vedo l'ora! Apro qui, qui e... pazzesca! Davvero buona! Deliziosa! Non vedo l'ora di vedere cosa abbiamo! Oh! Sembrano acqua e farina! Beh, io ho un lingotto d'oro! Wow! Bellissimo! Scalpelliamo un po'! Wow! Quanto oro! E voilà! Ho fatto un cupcake dorato! Ma che succede? Perché io ho solo acqua e farina? Non è per niente giusto! Immagino debba iniziare a preparare! Dovrò sporcarmi le mani in questa parte! Ok, si sta impastando! Boh, tutto incollato! Perché non posso scalpellare un lingotto? Oh, ho un'idea! Mentre non guarda, aggiungo un po' d'olio! Oh, eccola che torna! Ehi, ma che è successo al mio impasto? Ah, si finge innocente, ma so che non lo è affatto! Ok, torniamo al lavoro! Con questi confettini verrà molto meglio! E ora mescoliamo! Credo di aver finito! Mi sa che più di questo non viene! Ma cos'è quella roba? La vincitrice senza dubbio Sara! E vai! Ho vinto! Un punto a me e zero a te! Oh! Prossima sfida! Un hot dog e un cetriolo. Cosa posso farci? Alghe, salmone e riso per me. Sembra proprio che farò del sushi. Io che posso fare? Beh, intanto iniziamo. Pronto? Sì, cerco uno chef che faccia sushi. E ora aspetto. Ottimo! Ecco gli ingredienti! Wow! Guardala! Cosa? Ha assunto una chef! Sushi pronto? Ne ho fatto due tipi! Non è giusto però! Non importa, posso fare anche io qualcosa di buono. Intanto taglio le estremità. Poi taglio il centro. Perfetto, si vede attraverso. Quindi è il momento di metterci l'hot dog. Ecco qua,
Ci sta perfetto! E ora facciamo le fette! Da un'estremità all'altra! Intelligente, devo dire! Visto? Anche io posso fare i roll! Ehi! Ma che fai? Diamogli una chance! Mi piace questo diamante! Aia! Oh no! I miei denti! I diamanti li hanno distrutti! Ma come si fa a mangiare questa roba? Ehi! Questo roll di hot dog non è male! Oh mio Dio! Unanimità! Questa la vince Lily! Sì, lo sapevo! Non puoi vincere sempre tu, Sara! Ok, iniziamo! Aspetta! Stavolta apro prima io! Oh! Catene d'oro e d'argento! Ah! Vediamo cosa ho io! Ok, noodles essiccati! Chissà che dovrò farci! Oh! So cosa funzionerà! Li metterò in questo contenitore! Bene, vediamo! Certo! Ci aggiungo i miei anelli! Ecco qua! Così vincerò! E ora chiudiamo! Fatto! Perfetto! Se lo dici tu... Io invece che faccio? Ho un bollitore elettrico! Cosa posso fare con queste due cose insieme? Beh, posso fare una prova! Ci metto dentro i noodles! E l'acqua, ovviamente! Ok, dovrebbe bastare! Ora chiudo e lo accendo! Guarda, iniziano a cuocersi! L'acqua si è scaldata subito! E ha un buonissimo odore! E ho le mie bacchette! Sono pronta! Beh, anche io ho le bacchette! Ramen in un bollitore! Cosa sono? Catenine dorate? Sono commestibili! No, direi di no! Oh! Questi noodles sono cotti alla perfezione! Lily vince anche questo round! Oh sì! Ti ho superata! Apriamoli insieme stavolta! Eh? Non c'è niente qui! Aspetta un attimo! Oh! Gli ingredienti per un panino! Grazie mille! E io? Che cos'ho? Cosa? Oh, ok! Cos'è? Io ho solo pane! Non è giusto così! Oh mio Dio! Il tuo piatto è il peggiore! Ho persino una fetta di pane integrale! Aspetta un attimo! Ce l'ho! Mi serve solo un bicchiere! Taglierò un cerchio da questa fetta di pane! Proprio così! Ottimo! E ora lo metto tra le due fette di pane bianco! Beh, direi che sembra proprio un hamburger! Non vincerai con un falso hamburger! È il momento di farne uno vero! Devo solo mettere lattuga, formaggio, carne e pomodoro! Ecco qua, il panino perfetto! Vincerò io, questo è sicuro! Oh mio Dio, da dove viene questa pentola? Oh, ce l'ho! Ci metto dentro il panino! Guarda, si cuoce con la magia! Oh, credo sia pronto!
Wow, è un hamburger d'oro! Ci sono persino delle gemme! Non capisco proprio, è ingiusto! Ok, giudizio finale! Che cosa vedo qui? Solo pane? Non vedo l'ora di provare questo panino! Com'è? Molto buono! Beh, è il momento di votare! Votiamo per Sara stavolta! Ma non è giusto! Questa sfida è stata divertente! Che pensi faremo adesso? Guardate qui! La sfida numero 3 è appena cominciata! Ah, sembra difficile questa! Le stelle possono essere complicate da fare! Questa sfida ha un'altra caratteristica! Oh, il cappello! Aspetta, che dovremmo farci col cappello? Giratelo! Che mani magiche! Adesso mettete la mano nel cappello! Tu per prima! Wow! Dei pennarelli! Da paura! Sono stupendi! No, oh, anch'io voglio dei colori! Dai, pennarelli, su! Aspetta, questo non è un pennarello! Sono occhiali! Ti sono toccati quelli strani! Ragazze, ridatemi il cappello! Tieni, Roberta! Madison, prova gli occhiali, dai! Ok, se proprio devo! Accidenti, come faccio a disegnare così? Non esiste, no! Aspetta, non vengono più via! No, no, sono parte della sfida! Ah, oh, va bene! Proverò comunque a disegnare questa stella! È difficilissimo! Verrà bruttissima! Meno male che non ho io gli occhiali! Cominciamo a disegnare una stella! Servono linee che si incrociano, così! Poi le uniamo, tutto intorno così. E adesso anche quelle rimanenti. Fatto, serve un po' di colore. Verrà troppo bene, ne sono certa. Quanto mi piace colorare, ragazzi. Meno male che so colorare nei bordi. Sta venendo proprio bene. Così, ancora uno. Fatto! È perfetta. Ok, tempo scaduto. Ah, non riesco a toglierli. Oh, cavolo! È terribile! Madison, toglilo! Questa è la stella più bella che abbia mai fatto! Lavoro eccellente, Annie! Una bella stella! Non è giusto! E adesso l'ultima sfida! Ta-dam! Un coniglio! I conigli sono così belli! Questa è la sfida migliore, cominciamo! Coniglio, coniglio! Ne disegnerò uno bellissimo! Devo fare un cerchio qui e il numero 2 qui. Adesso una linea sulla destra e le orecchie. Gli occhi hanno bisogno di pupille. Più un naso e una bocca. Che carino, adesso il corpo! Devo fare zampe e coda. I conigli hanno anche bisogno di rosicchiare. Quindi ecco una carota gigante per te! Oh, sembri così felice! Come disegnare bene un coniglio? Ti faccio vedere! Cosa? Si è spezzata! Ah, meno male che ne ho un'altra! Anche questa si è rotta, ma dai! Che palle! Ok, calmati, Annie! Prendi la matita, quella grande, così! Questa punta non si spezzerà mai! Adesso devo disegnare il coniglio più bello di sempre! Sapevo che avrebbe funzionato! Il tempo è scaduto! Vediamo i vostri disegni! Cosa? Ma non l'ho finito! Vediamo che avete disegnato! Su, forza! Madison, che bel coniglietto! Ma che cos'è quello, Annie? Non è un coniglio! Wow! Au! Oh, la testa! Ecco che ti succede se ridi della mia arte! Vabbè, almeno il mio coniglio è al sicuro! Avete entrambe imparato molto oggi, brave!
Adesso tornate nel vostro mondo. Wow, siamo a casa! Guarda, eccola nel suo dipinto. Grazie, Roberta. Prego. Ok, apriamo insieme. Oh, ma è carne, non certo il mio piatto preferito in realtà. Ecco qua, cucinatela per me, per favore. Oh sì, un bel taglio di carne, la rendiamo più tenera, così è più buona. E ora usiamo la piastra per waffle. Esatto, anche se non ci facciamo i waffles. Lasciamo che la carne si cuocia. Mmm, senti questo odore inconfondibile? Ah, questa bistecca sarà deliziosa! E vai! Ho finito di cuocere la mia bistecca! Beh, immagino di doverla condire! Ecco qua! Sembra buonissima! Sono una cuoca pazzesca! Ok, bene! Allora ci provo pure io! Ma che... Guarda! Piovono bistecche! Oh, la cuciniamo noi per te! La metto sullo spiedo! Credo sia pronta! Aia! Au! 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 Scotta! Oh, direi che è cotta! Ah, guardala! È un pezzo di carbone! La carne è sparita! Questa sembra cattiva! Prenderò l'altra! Ne taglio un pezzettino per assaggiarla! Mmm! È assolutamente deliziosa! L'ho fatta proprio per te, Jackie mio! Mi sa che devo assaggiare anche questa ora! Ha un odore disgustoso! Non voglio nemmeno assaggiarla! Che vergogna! Direi! Voglio iniziare io! Wow! Un pollo arrostito dall'aspetto divino! Wow! Scusa! Beh, allora aprirò la mia ora! Un uovo? Buona fortuna col tuo uovo! So cosa farò io, comunque userò questo lingotto d'oro. Anzi, me ne servono due. E ora un po' di polvere dorata. Oh sì, ho un pollo d'oro adesso. Sembra buonissimo. Buona fortuna, sarà difficile superarmi. Che dovrei fare con quest'uovo? Oh, lo so! Mi serve una candela. Rimetto l'uovo a posto. Ok, e ora devo solo accendere la candela. Ah, cavolo, qualcuno ha usato il mio fiammifero! Ah, ok, va bene, ti do una mano io! Non esco mai senza il mio accendino d'oro! Wow, bellissimo, grazie! Ora posso accendere la mia candela, perfetto, proprio ciò di cui avevo bisogno! E ora userò queste pinze per il mio uovo e poi lo metterò sulla fiamma! Ma che fai con quell'uovo? Sembra disgustoso! È tutto nero! Basta fuoco! E ora nel bicchiere! Oh, guarda, brilla! Wow, è diventato d'argento! Come hai fatto? E vabbè, senza di me non ce l'avresti fatta! Oh, sono finiti da Jake! Interessante! Inizio con questo pollo dorato! Wow, sembra tenero e morbido! È buonissimo! Amo il pollo arrosto! E vai, gli è piaciuto! Sono un genio! Ottimo! E ora proviamo questo uovo argentato! Sembra buono, non vedo l'ora di provarlo! Devo sbatterlo più forte, mi sa! Ma dentro è ancora crudo! Non l'hai cotto per niente! Oh, non ha per niente funzionato! Io adoro il mio anello! Smettila di vantarti, apri la cloche. Non c'è niente lì sotto, buona fortuna a cucinare. Oh, guarda, è arrivata la pizza. Ora non ridi più. Apriamo il cartone. È una pizza al salame. Oddio, spero di avere anche io una pizza. Guarda cos'hai! Cos'è? Mi serve la lente di ingrandimento, dai! Mini formaggio, mini pizza e mini salamino. Non ci credo. Goditi la tua mini pizza? E ora se non ti dispiace modifico la mia pizza. Apro il portagioie.
Inizierò con le catenine dorate. Le metto sopra la pizza così. Ottimo, è già bellissima! Ci aggiungo sopra gemme e altri gioielli perché sono belli. E ora la chicca. Questo smeraldo enorme. Proprio al centro così. Wow! Quanti gioielli! Bene, immagino che sia meglio usare queste pinzette e iniziare con la mia. Ok, ecco la base della pizza. Ora il salame. Direi che tre ce ne entrano. E ora il mini formaggio. Per fortuna ho la mia mini grattugia. Grattugiamo per bene. Mini formaggio su mini pizza. E ce n'è un po' avanzata per me. Vediamo, sta uscendo il sole. Oh sì! Caldo e luminoso! E ora usiamo la lente di ingrandimento. Il sole scioglierà il formaggio grazie alla lente di ingrandimento. Guarda che formaggio filante! Morbido e cremoso! Beh, che vuoi? È sempre una mini pizza! E non ho finito! Ecco il mini cartone della pizza! Ci metto dentro la pizza e lo chiudo! Ecco qua! E ora vediamo che dice Jake! Ok, è l'ora della pizza! Inizierò con questa! Sopra questa ci sono dei gioielli! Li butto via, non fa niente! Aspetta, che diamine è questa roba? Mi sono mangiato una catenina d'oro! Continua a uscire! Ma questa pizza è un disastro! Oh no, non gli è piaciuta! Ok, ora proviamo questa mini box di pizza! Vabbè, piccola è piccola! Beh, tanto vale assaggiarla! Wow! Questa mini pizza è assolutamente deliziosa! Oh sì! Piccola ma potente! Piccola ma potente! Ok, questa la apriamo insieme! Un sacco di banconote e monete! Adoro i soldi! Ah, che buon odore! E io invece ho marmellate! Divertiti! Io ora uso i miei soldi! Una torta intera! Wow! Cosa dovrei fare? Oh, lo so! Vediamo quanti soldi ho! Mi scusi, con questi posso comprarci qualcosa? Ecco qua, direi che questi servono più a te, eh? Penso che tu sia troppo povera per comprare qualcosa! Ecco, prendi questo! Ok, è il momento di iniziare a decorare la torta! Iniziamo con le banconote! Un bello strato così! Wow! Guarda quanti soldi! E ora una pila di monete! Oh, ho una moneta in più! Non mi serve! E ora l'ultima banconota! Eccoci qua! La mia torta è ufficialmente finita! Bene, io ho questa fetta di toast! Come se potesse competere con la mia torta! Beh, vedremo! Ho anche la marmellata! E ha un odorino delizioso! Ok, prendo il coltello e inizio a spalmarla sul toast! Lo spalmo per bene! Ecco qua, una bella fetta di pane e marmellata, se posso! Ma sei seria? Non vincerai mai! Cos'è? Ok, credo sia una torta. Carina! Mi assaggio un po'. Che schifo! Non voglio mangiare la carta! No, togliamola di torno! Ma i soldi piacciono a tutti! Davvero? Mi stai dando una fetta di pane e marmellata? Beh, assaggiamo un po'. Wow, sono sorpreso! È davvero buono! Cosa? Non è giusto! Ehi là, che ne pensate del mio vestito? È increspato! Carino? Carino, è tutto quello che avete da dire! E va bene, iniziamo con la challenge, perché no? Challenge a tema vestiti! Marshmallows, già mi piace! Queste caramelle morbide e colorate sono un abominio. Devo fare qualcosa più in linea con il mio stile. Ho questo fondant nero che posso modellare come pongo. Inizio dandogli la forma di un abito. Ora che ho la forma di base, inizio a modellarlo bene. Questo utensile è molto utile. E ora un altro colore.
Lo modello della forma di cui ho bisogno, userò il bisturi per tagliarlo, questa parte non mi serve. Ecco, così dovrebbe bastare, inizio di nuovo a dargli forma. Lo modello così, su tutto il fondo. E ora lo attacco sul vestito nero che ho appena fatto. Poi mi serve altro fondant per finire il vestito. E poi un altro pezzo qui. È come fare un pattern. Aggiungo dei bottoni e modello la texture tipo tessuto. Sta venendo bene. E ora un po' di fondant bianco. Lo stendo così diventa più sottile e largo. E ora uso il bisturi per intagliare. Lavorare con questo materiale può essere difficile, quindi bisogna tenere ben fermi i pezzi. Ecco, ho fatto un bel collare bianco. E ora il fondant color carne. Inizio a lavorarlo per dargli forma. Un altro cilindro. Ora mi serve il bisturi. Faccio le braccia e le mani con le dita. Ora metto le maniche a queste braccia staccate e la striscia bianca che sarebbe la camicia. Ora attacco le braccia al busto dove devono stare. Le metto incrociate, sono più belle. Lo ammetto, questa testa non l'ho fatta io, l'ho rubata da una bambola. Vieni con me, bamboline, è ora di infilarsi nella torta. Finito, ora devo aggiungere quegli orribili marshmallow. Per fortuna devo infilzarli e farlo, mi piace. Devo solo finire di coprire lo spazio restante con i marshmallow. Ho la sensazione che manchi qualcosa. Ma certo, uso il mio spray commestibile nero. Mettersi questo vestito è una specie di tortura. Le maniche sono durissime. La 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 la! Cosa posso fare? Un sacco di idee! Devo lasciarmi ispirare dallo spazio che mi circonda. Oh, mi si è incastrato il tulle nelle unghie! Che fastidio! Ok, basta così. Ma che? Come ci sono finiti qui? È scaduto il tempo, vediamo le vostre creazioni. Beh, non è scuro come volevo, ma ecco la mia torta a tema vestito. Come puoi vedere, ho usato i marshmallow, come hai chiesto tu. Ma che faccio? Non posso mica mettermi gli occhiali con questo vestito. E ora fammi vedere cosa abbiamo. Giusto, devo mettermi gli occhiali, sennò non ci vedo. Oh, adorabile! Non è davvero carina? No, non è carina, è macabra. Oh, Emma, ho della cioccolata calda! No, mi dispiace, non ci siamo. Vince mercoledì. Ma mi pare ovvio, non serviva nemmeno specificarlo. Oh, ottimo lavoro! Sono molto fiera! Wow! Oh sì, che musica pazzesca! Aspetta, ma che diavolo, un topo! Che noia mortale! Quando inizia la prossima challenge? Ho detto vattene, roditore! Io, ecco qua! Ok, torniamo a noi. Andiamo a tema topo. Topo? Davvero? E cosa dovremmo fare? Ed ecco un ingrediente da usare. Credo di avere un'idea. Via questo cheddar inutile, ho qualcosa di meglio. L'odore inquietante del formaggio con la muffa. Beh, vai pure col tuo formaggio puzzolente. Mi metto all'opera. Ok, ho il mio fondant color formaggio. Iniziamo. Devo modellarlo un po' per renderlo soffice. Poi lo stendo con un mattarello. Voglio che il formaggio, cioè il fondant, sia perfetto per il prossimo step. Uso questa punta della sacca poche per fare dei cerchi. Un cerchietto perfetto, poi rimuovo la parte centrale. Ecco qua, e ora ne faccio altri, usando stampi di dimensioni diverse per fare vari cerchi. E ora posso metterli sul formaggio. Oh, molto carino! E ora faccio i contorni con la glassa. Faccio una linea sottile su tutto il contorno e poi attorno ai cerchi anche. Tutti quanti, quelli piccoli e quelli grandi. E vai, oddio, sembra proprio il formaggio dei cartoni animati. Non ho ancora finito. Devo ancora usare la sacca poche. Uso un giallo più chiaro per fare dei puntini e ora devo fare delle linee. Voglio che siano fatte bene, quindi vado piano piano. Perfetto, gli ho dato un po' di profondità. Non ci credo quanto sta venendo bene. Oh, poi c'è mercoledì, che lavora col grigio e col nero. Wow, sono sorpresa. Ci ho messo pochissimo a finirlo. Certo, hai monopolizzato il mattarello. E ora posso incartare il mio formaggio blu con questo fondant nero. Ho fatto formaggio nero, per la bestia e per te. Oh, per me per assaggiare? Beh, mi servo subito. Ecco, vediamo un po'. Che bella torta che hai fatto, do un morso. Sì, prego. Oh, oh no, è formaggio con la muffa. Non prendo gli scherzi alla leggera. Mercoledì, sei espulsa. Ciao mercoledì, ci vediamo presto. Forse. È stato spaventoso. Oh,
E tu chi sei? Mercoledì. Oh, ok. Ok, e ora che abbiamo... che mercoledì è di nuovo tra noi, ricominciamo. Ma fa solo questo lei? Stira cose tutto il tempo? Cos'è questo odore? Oh no, sta bruciando! No, 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 no! Basta non bruciare! Che posso fare? Si sta affumicando tutto qui. Oddio, mi sto stressando tantissimo! Poppit, ecco cosa può farmi calmare. Ehi, aspetta un secondo, questo Poppit è un'idea geniale per voi due! Possiamo farcela, chef! Ecco, vi do la base per fare le torte. Come posso usare l'idea del Poppit? Questo braccio non va bene. Qui ho un teschio. Sì, questi occhi sono proprio quello di cui ho bisogno. Non ci credo, stai attaccando degli occhi sulla tua torta! Fa super schifo, persino per te! Io farò qualcosa di molto più divertente, ci vorrà solo della cioccolata bianca e della panna. Le mescolo e riempio questi stampi di silicone. Sono delle mezze sfere, quindi non ci vorrà molto a riempirle. E ora è il prossimo step, colorante alimentare, aggiungo qualche goccia di colori diversi e poi mescolo con questo stuzzicadenti. Non deve essere mescolato alla perfezione, i Poppit hanno spesso questa fantasia qui. Mi piace come stanno venendo accesi questi colori. E ora che ho tutti i miei colori, devo metterli in freezer. Ed eccoci qua, pronti all'uso! Ora tutto quello che devo fare è metterli in fila sulla torta, proprio come un Poppit arcobaleno, ma commestibile! Che fuoco ostinato! Perché non ti spegni? Oh, ottimo, altri Poppit! Dovrebbero aiutarmi! Forse andrò a fare solo una passeggiatina, mi serve giusto qualche altro occhio per finire la torta. Ottimo, proprio come volevo io! Wow, questo posto è un disastro! Sembra ci sia stato un incendio o qualcosa di simile! Ok, perché non mi fate vedere le vostre torte? Ecco qua, la mia torta è tutta colorata con un sacco di bolle da premere. In senso figurato, ovviamente. Molto bene, Enid! Che cosa? Le piacciono quelle sciocchezze colorate? Ora le faccio vedere cosa ne penso io. La mia torta è stata fatta per guardarti nell'anima. Oddio, mercoledì, stai esagerando di nuovo! Sapete una cosa? Penso che abbiate fatto entrambe un buon lavoro. E vai, abbiamo vinto tutte e due stavolta! L'unico vincitore qui è il teschio, perché non ha occhi per vedere la tua torta. Certo, se lo dici tu. Il blu è davvero il mio colore, posso tirarlo fuori? Ehi, da dove vengono tutti questi colori? Beh, troppi colori, detesto tutto ciò, è orribile. Mi dispiace, ma mi è venuta un'idea. Un arcobaleno. No, mi sentirò male. Oh, se n'è andata. Beh, io non ho problemi con gli arcobaleni. Davvero se n'è andata perché soffre gli arcobaleni. Infermiera, ho visto un arcobaleno e vogliono anche farmene creare uno. Inizierò con i miei fondant colorati preferiti. Li mescolo finché non ottengo il colore che desidero. A quanto pare ci siamo quasi. Non è fantastica l'elasticità dei fondant? Troppo divertente da lavorare, lo adoro. Ok, ora ho la mia selezione di colori. Devo solo dargli bene la forma. Non voglio che restino delle pallette, ovviamente. Devo farci delle linee lunghe. D'altronde, questo è il modo migliore per fare un arcobaleno. Le metto tutte vicine e gli do la forma di un arcobaleno. Oh, guarda com'è già carino! Userò questo coltello affilato per tagliare i pezzi in eccesso all'estremità. E ora mi serve solo la mia torta. Eccola qua, bella e alta. Perfetta per una torta arcobaleno. Guarda quant'è alta questa torta fantastica! Va bene, ho il mio arcobaleno qui. Non sono i tipici colori dell'arcobaleno, ma è quello che mi piace. Ok, lo metto proprio qui sulla torta. Poi ho dei fondant di colore bianco diversi. Ed è ora di fare delle belle nuvole. Facili da fare, basta modellarle con le dita. Oddio, ma quanto sono venute carine! Devo solo metterle nei punti giusti sulla torta. Torniamo al mio fondant bianco, gli do forma così. Lo stendo così posso tagliarci delle forme. Vado piano piano col bisturi. In questo modo le curve saranno morbide e precise. Sì, ho realizzato la silhouette di un unicorno, è ora di farlo volare in aria. Qualche dettaglio qua e là che fanno sempre la differenza. E il contorno attorno alla testa per farlo risaltare. Certo, perché tutti gli unicorni vogliono risaltare. Manca ancora un po' prima di fare i prossimi passi. Dobbiamo finire la testa. E gli occhi. Con delle ciglia lunghe lunghe. E ora posso fare la parte che preferisco. La criniera da unicorno. Sarà coloratissimo! E non dimentichiamo la cosa più importante di tutte, il corno! Altro fondant, non abbiamo mica finito, eh?
Ok, ci siamo e posso usare questi stampi per biscotti. Ho fatto un bel po' di stelle e ora le tiro fuori. Ottimo, ma devono essere ancora più carine. Scintilla, serve un po' di scintilla. I glitter commestibili sono divertentissimi da usare. Uso quelli oro, che sta bene col fondant. E ora li aggiungo sulla parte esterna della torta. Magari un altro qui per equilibrare il design. Guarda tutte queste bellissime stelle luccicanti, quanto mi piacciono! E ovviamente abbiamo l'unicorno e l'arcobaleno, con le nuvolette soffici che li accompagnano. Ok, direi che la mia torta è ufficialmente pronta. Oh, Enid, è una torta davvero magnifica! Mercoledì, ascolta, ho una soluzione per i tuoi problemi. Con questi occhiali non dovrai più vedere i colori. Non vedo più i colori, fammi provare. Sono perfetti e mi sento molto più calma e concentrata ora. Grazie mille per l'aiuto. Buona fortuna con l'arcobaleno! Oh, sei tornate e hai degli occhiali da sole? Sta succedendo qualcosa di strano, ma lascio correre. Direi che però devo stabilire la vincitrice. Vediamo, scelgo... Mercoledì! Ah, scherzavo! Non ha nemmeno fatto una torta lei, la vera vincitrice è Enid, ovviamente! E vai, arcobaleni e unicorni per sempre! Bene, cosa potreste fare come ultima torta? Oh, sì, che ne dite se fate una torta a tema... voi? Noi, davvero! Ecco la challenge, fare la torta insieme! Beh, non sembra così facile! Ho tutti i miei strumenti, sono pronta per iniziare! Hai ragione, non ha senso lamentarsi, chi si ferma è perduto! Comunque è sempre divertente lavorare con i pastelli colorati! Non uso colori né tantomeno pastelli, va bene la mia matita. Tu fai tu, Mercoledì, io disegno un cupcake. Ognuna sta facendo a modo suo. Sarà interessante vedere il risultato finale. Ottimo, ho finito il progetto di quello che voglio fare. Anche io, ma il mio è più colorato. Ma immagino di non sorprendere nessuno a questo punto. E ora inizio con questa barretta di cioccolato. Wow, sembra buonissimo! Ma non vedo l'ora di assaggiare la panna! Mi serve questa padella da mettere sul fuoco. Inizierò a riscaldare la padella in modo da poter sciogliere le gocce di cioccolato. Dovrebbe bastare. Devo continuare a mescolare in modo che il cioccolato non bruci. Ottimo, dovrebbe essere ok. Wow, ben squagliato, quindi ora lo tolgo dal fuoco. Successivamente lo verso in una ciotola, che poi in realtà è uno stampo gigante. La cioccolata si deve solidificare. E ora tolgo lo stampo dalla cioccolata. Devo fare attenzione, sennò si potrebbe rompere. Ecco qua, niente più stampo, una ciotola di cioccolato. Ecco qua, Enid, è ora di metterti al lavoro. Grazie, amica mia! Riempirò questa ciotola di tante prelibatezze, come il mio arcobaleno di marshmallow preferito, ovviamente. E ora la panna che ti ho promesso. La metto tutta sopra questi marshmallow e assaggio anche. A seguire, cioccolatini con arachidi. Andranno proprio sopra la panna montata qui. Quanti colori, sta venendo davvero carina! Ok, dovrebbe bastare, Mercoledì, tocca di nuovo a te. Mentre eri occupata, io ho fatto l'altra metà della sfera. Non ci credo, l'hai chiusa! Sembra proprio che lavorino bene insieme. Mercoledì, che stai facendo con quell'accendino? Il filo deve essere riscaldato per perforare in sicurezza il guscio di cioccolato. Ora che la scintilla è a posto, posso accenderla. Prenderà fuoco a breve. Ecco qua, che bello il fuoco. E vai, guarda che scintilla! Com'è una festa! Aspetta, non esploderà mica, vero? Boom! Oh no! Di nuovo! Oh, fiu, vedo che non è successo niente. Oh, è stato divertente, direi. Enid, tieni questi utensili. Grazie, Mercoledì! Direi che è ora di assaggiare. Rompere la cioccolata è troppo divertente. Ora posso assaggiare un pezzo di questa sfera di cioccolata che ho creato. Anche io! Morbida e dolce! Ma adesso è il momento della panna montata, delle caramelle e dei marshmallow. Beh, avete dimostrato che in realtà sapete lavorare bene insieme, quindi stavolta siete entrambe vincitrici. Congratulazioni! Oh, giusto! Niente abbracci! Dimenticavo! Ok, vediamo cosa abbiamo. Un macaron d'oro perfetto! Un cracker d'oro! Penso di poterlo migliorare. Ehi, ciao! Ho bisogno di aiuto! Salve, sì! Questo piatto ha bisogno di un restyling, grazie! Sì, ho capito. Ci penso io. Eccoci qui! Così dovrebbe andare bene. Ottimo! Molto, molto meglio!
Ecco qua. Grazie. Che diamine succede? Come ho fatto a rendere il suo piatto più carino? Beh, ora anche io voglio fare il mio piatto più bello. Posso anche chiamare qualcuno per farmi aiutare. Ehi, come va? Un dollaro intero? Non ci credo! Ecco qua, divertiti! Ma cosa posso fare con la panna? Aspetta, ho un'idea super! Ecco, la spruzzo su tutto il cracker! Una bella montagnetta di panna! Wow! Beh, non è male! Ok, vediamo quale dessert mi piace di più. Provo questo per primo, ha un aspetto divertente. Mmm, delizioso! E ora questo! Wow, sono entrambi buonissimi! Ottimo lavoro, ragazze! Adorate i nostri dolci! Voglio andare per prima! Per favore, per favore, per favore! Sì, eccoci qui! Ah, una banana e un bastoncino da gelato! Cosa dovrei farci? Ah, non sei contenta di essere andata per prima? Aspetta un secondo! So cosa posso fare! Ok, banana sul bastoncino! Oh, mi fa venire fame! Apro anche il mio! Ah, un barattolo di caramello e un bicchiere di zuccherini! No, non ho intenzione di sporcarmi le mani! Con carta e penna risolverò il problema! Cosa fai? Stai scrivendo una lettera! Ecco qua, aeroplanino! Aspetta! Fa freddo qui, eh! Cos'è? Ok, è il momento di lavorare! Ecco qua! Un diamante di ghiaccio perfetto! Lo metto in questo cono gelato! Bello! Ora lo consegno! Wow! Questo sì che è un viaggione! Ehi! Ehi! Mentre aspettiamo posso usare il tuo caramello! Che cosa? Quella spazzatura? Non mi interessa! Prendilo se vuoi! E vai, ok! E ora? Aspetta, lo so! Metto il caramello in un bicchiere! E ora immergo la banana nel caramello! Sembra bellissima! Questa banana ha un ottimo aspetto! E ora la metto nelle codette! Si sono attaccate benissimo! Non ci posso credere! È uscito bellissimo! È comunque una banana! Finalmente ecco la mia consegna! Ma cos'è questo cono fradicio? Non era per niente quello che volevo! La mia banana vincerà sicuro! Beh, almeno ho avuto una cosa buona! Assaggiamo! È deliziosa! Sì! Ha adorato la mia banana! Ok, ora tocca a me aprire per prima! Ma wow! Guarda questa ciambella gigante! Ok, mi serviranno questi anelli per decorare! Metto quello piccolo qui e quello grande qui. E ora prendo questa glassa. Ehi, aiutami e prendi quella rossa. E mettiamole tutte dentro. Perfetto, dovrebbe andare. E ora gli zuccherini. Che carini che sono. Mi piace la forma. Ok, sei pronta per il prossimo step? Ecco qua. E ora l'anello al centro. Wow, guarda come si è sparso! Perché non apri il tuo ora? Ehi, anche io ho una ciambella! Aspetta, tutto qui! Una mini ciambellina! Non è giusto! Ok, forse ho una soluzione. Ho anche delle perline e un pezzetto di cioccolato smangiucchiato. Forse posso farci qualcosa! Lo squaglio e ci faccio un bel topping! E ora le perline! Almeno questa cioccolata è buona! Comunque non mi piace ancora, mi serve qualcosa che dia spettacolo! Una stellina scintillante! Ehi, ho una stellina scintillante per te! Wow, sarà bellissimo! E ora la accendo! Non è fantastica, grazie! Figurati! Ok, ora spegniamo questo fuoco! Aspetta, non ci riesco! Oh no! Oh no, ho bisogno di aiuto! Ti salverò, Jake! Wow! Mi hai quasi beccato! Quindi vince lei! Secondo te a cosa servono? Per fare i pancake! Inizia a disegnare delle forme!
Oh, stai disegnando con questi? Direi che è meglio iniziare, sì. Inizio con questo piccolo cuore. Che carino, guarda Jake, è per te. Sì, vedo, sembra bello. E ora riempio il mio cuore. Divertente, devo dire. Wow, cosa sta disegnando? Una cacchina, che schifo. Divertente e carina, come l'emoji. Sarà ancora più bella quando sarà cotta, ovviamente. Devo solo riempire gli spazi vuoti. Ok, direi basta col marrone, ora mi serve il bianco. Ora riempio gli occhi e ora la bocca. Sta venendo benissimo. Sono super soddisfatta. Ah, lei è la sua cacchina. Beh, a me piace, è divertente. Ok, è il momento di girarlo. Devo cuocerlo su entrambi i lati. Devo stare attenta a tirarla su con la spatola. Ce l'ho fatta, com'è bella. Ok, ecco qua. Grazie. Ok, è il momento di girarti, cacchina. Pronti, partenza, via. Sì, ha funzionato. Sì, mi piace come sta avvenendo. È bellissimo questo cuore. Che ridere questa cacchina. Troppo divertente, è il momento di mangiare. Che buoni. Baci alle chef. E vai, gli sono piaciuti. Dammi il 5. Ok. I miei amici non ci crederanno mai. Guarda la prima sfida. Cominciamo. Ho un buon presentimento. Wow, quanti colori. Questo è il miglior giorno di sempre, vero? Oh? Che cos'è? Come ci è arrivata qui? Immagino che vada indossata. Ecco a che cosa serve. Non riesco a vedere niente. Barbie, spero che sia tu. Ah, ti aiuto. Che gentiluomo. Chi ha parlato? Ah, eccoli. Non ho idea di quali sto prendendo. È questo che lo rende divertente. Dovrebbero bastare. Possiamo togliere le maschere adesso? Oh, niente male. Tu che cosa hai preso? Scopriamolo. Oh, poteva andare meglio. Hai visto? Non ho fatto io le regole. Bene, procediamo. Ci siamo? Via! Comincerò dai capelli usando il giallo. La mia sarà rossa. Non voglio commettere errori. Sta andando bene, mi sto divertendo. È così rilassante. Dovremmo farlo più spesso. Intendi dire come fidanzato e fidanzata? Ehi, rallenta, amico. Stiamo ancora imparando a conoscerci. Questo ragazzo sembrerà un alieno. Sono stata proprio fortunata con i colori. Ora posso colorare il viso. Credo di aver finito, anch'io. È venuto proprio bene. Stai scherzando, vero? Questa è un'opera d'arte. Come vuoi. Che succede? Non lo so. Che strano. Ehi, stai benissimo. Davvero, oh, che dolce. E tu invece sembri a tanto così dal vomitare. Aspetta, cosa? Oh, ma sono verde! Ah! Adoro il suo vestito. Guardala. Dovremmo provare altre scarpe. Questa bevanda è proprio buona. Sì, il blu si addice molto a questo look. Ehi, un'altra sfida! Accidenti, è difficile. Devo inventarmi qualcosa. Oh, la cannuccia continua a muoversi. Così va meglio. Pensare mette sete. Aspetta, posso usarla. Intanto dipingerò un cuore. Lo farò multicolore. Questa era l'ultima parte. Adesso ho bisogno della mia cannuccia. Soffio delicatamente e la vernice si espanderà sulla carta. Faccio tutto il giro, poi aggiungo alcuni dettagli all'interno come due occhi e un sorriso felice. Perché no, anche delle gote rosse. Ho finito. Ehi, Barbie. Che belle scarpe. Che c'è? Guarda, ho fatto un cuore. Wow, è perfetto, davvero adorabile. L'ho fatto per te. Oh, che imbarazzo. Io non ho niente per Justin. Come faccio adesso? Ho un'idea. Le scarpe della mia bambola. Mi salveranno loro. Avrò bisogno di una piccola tela. Ci dipingo sopra un cuore su cui vado ad applicare le scarpe. Così, a righe. Finché non ho coperto tutto. E uso scarpe di diversi colori. Questa era l'ultima, è come un arcobaleno. Justin, guarda, ti piace? Mi ero ripromesso di non piangere, ma non posso farne a meno. È dolcissimo. Ne farò tesoro per tutta la vita. Oh, anch'io è il miglior regalo di sempre. Oh.
non ho più i piedi piatti. Ah! Che rumoraccio, stavo dormendo così bene. Ah, Barbie ancora dorme. Ehi, svegliati! Barbie, pronto? Ah, non funziona. Beh, che posso fare? Dorme come una bambina. Ci sono, le farò una sorpresa. Ho sempre voluto viaggiare e Parigi è così bella. Questo lo prendo io. Ehi, ladro di croissant! Incredibile! Barbie ne sarà entusiasta, un croissant appena sfornato e un caffè. Che buon profumo! Glielo metterò sotto il naso. Che cos'è? Sento l'odore del caffè, grazie! Aspetta, ho anche questo. Fantastico! Che buono! E ce n'è uno anche per me. Me lo voglio gustare. Ho l'acquolina in bocca. Fresca. E questo croissant è così leggero. Ma che significa un punto interrogativo? Immagino che sia un mistero. Ok, cominciamo. Sto aspettando che arrivi l'ispirazione. Ancora aspetto. Ed eccola lì. Prendo un attimo questo. Justin, attento! Oh, scusami. Hai rovesciato il caffè. Oh, per fortuna è solo sul piattino. Che fortuna! Oh, forse no! È stato un incidente, Barbie. E adesso che faccio? Non posso usare quella carta. Oh, forse sì. Ho una grande idea. Mi servirà un pennarello. Disegno attorno alla macchia. Ecco, finito. Justin, dai un'occhiata. Hai detto qualcosa? Ho finito il disegno. È una mongolfiera. Wow, hai un talento naturale, Barbie. Brava! Ma che cosa... Che idea! Userò il mio drink come vernice. Sarà bellissimo. Comincio a disegnare dall'alto in basso. Adoro questo colore. Speriamo che venga bene. Voglio rendergli giustizia. Un po' di colore qui, poi dipingo alcuni ovali. Sì, sta venendo proprio bene. Tutto come previsto. Adesso voglio fare dei petali qui e lì. Passiamo oltre. Evidenzio i contorni con un pennarello per far risaltare meglio il tutto. Sembrerà molto più dettagliato. Sta cominciando a prendere forma. Questi saranno i miei petali. Sono molto soddisfatto. È fantastico. Ehi, Barbie! Che meraviglia, sì? Guarda qui. Ho avuto un attacco d'arte. Wow, è incredibile. Abbiamo fatto un ottimo lavoro. Sottoscrivo. Che noia, ci deve essere qualcosa da fare. Ah, che cos'è? Ah no, niente. Fa vedere. Oh, guarda lassù. Fiori? Ah, ok. Ho un'idea. Devo prendere qualcosa. Ta-da! Cavolo, hanno visto giorni migliori. Non va bene questo. Guarda qui. Aspetta, ho un'idea. Posiziono i fiori sul foglio, spargendoli in questo modo. Voglio realizzare un cerchio. Ora ci stendo sopra un foglio di plastica e colpisco. Prendi questo. Tranquilli, so che cosa sto facendo. Togliamo. È anche meglio di quanto immaginassi. Ehi, Barbie, questo lo devi proprio vedere. Bello, vero? Wow, l'adoro! Questo non è un fiore. Dammi solo un momento. Certo, fa con calma. Devo ricominciare da capo. Ok, andiamo. Stendo il fungo su un pezzo di cartone circolare e faccio lo stesso con altri colori stratificandoli. Fin qui tutto bene. Ora devo aggiungere alcuni dettagli. Ho arrotolato del fungo bianco in delle palline che vado ad aggiungere mettendole in colonna. Bene, finito. Sono dei cactus. Ti piace? Wow, fantastico! Sono felice che ti piaccia. Vediamo cosa abbiamo. Aspetta, non così in fretta. Voglio iniziare io. Ok, dai, oggi mi sento generoso. Grazie, amico. Cosa? È uno scherzo? Ho proprio un pezzo di cartone. Cosa dovrei farci? Questo sì che è divertente. È il mio turno. Ok, non me lo aspettavo. Facciamo una chiamatina. Sì, voglio fare un ordine. Questo sì che è un buon servizio. Guarda un po', hai mai visto un hamburger così? Ha persino dei diamanti sopra. Sarebbe un peccato mangiarlo, ma lo farò. Oh, andiamo, non è per niente bello. Stai indietro, il gioco si fa duro. Entra nel mio stomaco. Mamma mia, che buono. I miei complimenti allo chef. Ne voglio ancora.
Forse posso fare qualcosa. Devo solo usare la mia immaginazione. Devi assaggiare. Ma che fai? Paziente, lo scoprirai. Io sarò qui a mangiare questo costoso hamburger, ok? Direi che ci siamo. Il mio cellulare personale. Spero di ricevere un segnale, avrò bisogno di questo. Ecco. Pronto, prendo un hamburger, per favore. Wow, è stato veloce. Cosa dovrebbe essere? Dove sono l'oro e i diamanti? Che cosa crudele. Non posso mangiarlo, lo vedi? Ah, la situazione diventa sempre più interessante. Ah sì, guarda qua. Non ho bisogno di un pasto elegante. Proverò a fare un tentativo. È un po' gommoso. Potrebbe essere utile un po' di condimento. Ma non ci credo, lo stai mangiando per davvero. È una cosa davvero brutta. Non posso credere che lo sto facendo. Che sfigato. Devo dire che sazia, eh. E c'è così tanto da mangiare. Forse se immagino di mangiare un hamburger avrà lo stesso sapore. Non riesco a guardarlo. Ehi, puoi avere questo. Cosa? È per me? No, direi che passo. Davvero? Vai avanti, insisto. Beh, se insisti, grazie. Figurati. Non c'era modo di mangiarlo tutto. È così buono. Questa volta voglio andare io per primo. E va bene. Eh? Una campana? Come faccio a mangiarla? Mi sa che devo suonarla. Wow, guarda qui, grazie! È incredibile, c'è così tanto cioccolato! Sono così felice in questo momento! Wow, che invidia! Da dove inizio? Immagino di partire dall'alto per poi scendere! Adoro queste uova, sono così buone! Beh, facciamola finita! Mi sa proprio che mi aspetta una delusione! Aspetta un attimo! Ah? È diverso! Non lo stai mangiando, vero? Ehi, torna qui! Attenzione! Preso al volo! Wow! Ok, ho meglio da fare. È meglio che cucini questo uovo. Wow, sembra buono! Non ho idea di come io abbia fatto. Beh, quello era l'ultimo pezzo di cioccolato. E non mi pento di nulla. Ho ancora le uova di plastica da aprire. Mi chiedo che chicche ci saranno dentro. Wow, una catena d'oro, carinissima! I gioielli non sono mai abbastanza, sarò scintillante! Non vedo l'ora! Voglio che sia tutto perfetto. È tutta una questione di ambiente. Credo di essere pronto. Mi serve solo un altro anello. E ci siamo! Facciamo un giro di prova. Ehi, il mio uovo! Wow, ha funzionato davvero! No, fermati, aiuto! Oh no, non va bene! Dove mi trovo? È come un universo alternativo. Ed è pieno di uova. È così strano. Halt! Chi va là? Parla, misero umano! Come butta? Ok, non capisco bene cosa sta succedendo. Ho tanta paura, non voglio più tornarci! È tutta colpa tua! Ups, devo andare. Ci vediamo! Ma... Quindi direi che sono io e basta. Sei pronto? Ovvio! Wow, guarda un po'! Questo è un frutto pregiato, eh? Devi vedere questo! Wow, è incredibile! È molto diverso dalla mia banana. Non lo mangerò mai e poi mai. Ha un aspetto disgustoso. Riesco a sentirne l'odore da qui, che schifo! Lo assaggio! È così! Oh, non è un bel suono, che male! È un diamante enorme! Proviamo di nuovo! Ai! Non di nuovo! Cosa pensavi che sarebbe successo? E chi ci aveva pensato a una cosa del genere? È ridicolo! Che devo fare? Oh, lo so! Può andare in questa pentola, serve acqua poi! Poi lascerò che madre natura faccia il resto. Ehi, attenzione! Cosa? Impressionante, eh? Mi è sempre piaciuto il giardinaggio. Aspetta, questa non è una banana. Com'è successo? Forse non l'ho colpito bene. Che strano. Lo terrò per dopo. Finalmente! Questo è più che sufficiente. Vorrei avere qualcosa da mangiare. Non essere triste. Dammi un secondo. Ecco fatto!
Dici sul serio? Grazie! E ce ne sono tantissimi altri! Non c'è niente di più fresco! Chi inizia stavolta? Fammi pensare. Vai! A me sembra una buona idea! Oddio, non ci credo! È una ciambella dorata! Non è possibile! Questa è la cosa migliore in assoluto! Che fortuna che hai avuto! Vediamo cosa ho io. Oh, fantastico! Ho un mucchio di spazzatura! Proprio quello che ho sempre desiderato! È disgustoso! No, dai, fa ridere! Davvero, potrei guardarlo tutto il giorno! Voglio conoscere lo chef che l'ha preparato! Sono un artista, è un capolavoro! È così leggero! E i fiocchi d'oro sono una delizia! Cosa dovrei farci? Cioè, è spazzatura! Aspetta, credo sia commestibile! Ma non è molto appetitoso, anche se potrei farci qualcosa, ci vorrà tutta la mia abilità culinaria! Aspetta, è cioccolato! Lo è di sicuro! Ok, posso usare questo barattolo, voglio ritagliare un cerchio dal pane! Proprio come avevo previsto! È questa la tua idea geniale! Non ho ancora finito! Ci faccio un buco con il dito! È una ciambella molto semplice! Ma il sapore è comunque buono! Questo ti piacerà! Hai detto qualcosa? Ah, i miei occhi! Metti via quei denti! Ups, colpa mia! La prossima volta avvisami, però! Mi è piaciuto! Ehi, questo potrebbe essere utile! Ci vedrò al buio! Mi sta venendo un grande appetito! Che cos'è? Sembra che la festa sia finita! Credo di sì! È stato divertente finché è durato! Mettilo lì, amico! È stato emozionante! Raccontami! Wow! Ehi, sono di nuovo io! Ci può essere solo un Matthew! Due Matthew possono significare solo una cosa, divertimento al quadrato. Di certo gli è venuto un certo languorino. Qual è il tuo cibo preferito? Faccelo sapere nei commenti qui sotto. Ricordati di condividere questo video con i tuoi amici e non dimenticare di iscriverti al nostro canale per vedere altri video gustosi come questo. Buoni questi pancake! Ed era l'ultimo. Aggiungiamo gli zuccherini o magari la glassa. Oh sì! Ora va molto meglio. Non vedo l'ora di divorarli. Ecco fatto! Oh oh, sta per cadere! Oh no! Oh no! Ah! Sta cadendo! Cos'è successo? È tutta colpa vostra! Cosa diamine? Dove siamo? Ho paura! Divertiamoci un po'! Cosa sta succedendo? Dov'è Jax? Non importa! Questa è la tua prima sfida! Oh, dei popcorn! Devi indossare dei guanti da forno! Questi sì che complicano le cose, ma ci proverò lo stesso! Facciamolo! Mi sento creativa! Cosa sta succedendo? Non male come inizio, è quello che credi tu! Ehi, perché lo hai fatto? Smettila! Mai! Mi piace fare il monello! Ti faccio il solletico? Ora facciamo un piccolo scambio! Non se ne accorgerà mai! Aspetta! Sei proprio cattivo! Io volevo questo! Ora posso girare il mio pancake, vediamo com'è! No, ma è terribile! Ed è tutta colpa tua! Hai rovinato il mio pancake! Proprio come volevo! Proverò di nuovo! Inizierò con il cartone e disegnerò il contorno. Molto bene! Lo dividerò in sezioni. Poi lo riempirò. Inizierò con la pastella color bianco. Poi passerò al rosso. Senti che buon odore! Adesso posso fare i popcorn. Farò uno schema ondulato. Proprio così. Devo concentrarmi. Non posso fare altri errori. Userò il giallo per i popcorn. Voglio creare uno schema ondulato. Ma devo fare in fretta! Si sta già cuocendo! Credo che sia pronto. Fammi vedere. Wow, guarda che meraviglia! È perfetto! Voglio vedere.
Oh, ma certo! Che ne pensi? Non male, per niente! Hai fatto un ottimo lavoro! Hai vinto! Evviva, sono così felice! Ah, ciao! Voi siete le mie migliori amiche! Dovremmo fare un tea party! Ehi! Che c'è? La sfida dei pancakes! Oh, fammi una bambola! Faccio subito! Devo rifletterci un attimo, deve essere favolosa! Comincerò con un cappello e l'accessorio perfetto! Poi disegnerò i capelli da bambola! Questa bambola pancake sarà così alla moda! Sarà una modella! Guarda che orecchini! Sono così gelosa! Avrai il vestito più bello di sempre! Wow, sta venendo bene! Mi sento come un artista! No, mi sento come una stilista, più che altro! E adesso? Ah, i capelli! Le farò i capelli lunghi! Ora posso aggiungere un po' di colore! Utilizzerò la pastella color bianco! Aggiungerò dei puntini su tutto il vestito! Sarà favoloso! È ora di cambiare colori! Userò il rosa per il rossetto! Poi colorerò il cappello! Mi piace! È il colore perfetto per i capelli. Sembra che sia appena uscita dal salone. Ottimo! I capelli sono pronti. Ora deve cuocere. Ora fammela capovolgere. Non voglio che si rompa. Occhio! Che diamine! Ehi, fai attenzione! Mi dispiace. Fammi vedere il tuo pancake. Ta-da! Non mi piace. Lo adoro! Hai fatto un ottimo lavoro! Sono così felice! E ora un trucco magico! Scegli una carta? Non so... Ok, ne sceglierò una io! Questa! Non mi piace! Aspetta, pensavo stessi andando in prigione! Fammela prendere! La devo mettere... Esatto, fallo subito! Va bene, lo farò! E adesso? Disegna un autoritratto! Ok, ci provo! Sarà come guardarsi allo specchio! Comincerò con gli occhi! Non è facile con le manette, cercherò di fare del mio meglio! Sta venendo bene, ma non ho ancora finito! Devo continuare! Questi saranno i miei capelli! Spero che vengano bene! Ora riempirò i miei occhi! E aggiungo un po' di blu. Riempirò gli altri triangoli con la pastella color rosso. Queste manette rendono tutto più difficile. Basta così. Wow, sembro io! Dov'è il pancake? Sorpresa, è proprio qui! Caspita, non ci credo! Sarebbe un peccato mangiarlo. È un'opera d'arte. Credo che lo terrò per me. È semplicemente troppo buono! Possiamo sbrigarci, devo andare a farmi la manicure! Ok, facciamolo! Ed ecco la prossima sfida! È una tigre! Ok, ce la posso fare! Non ci danno altro! Sul serio? Io quelli non li uso! Maggiordomo? Adesso cosa c'è? Voglio una tigre! Una tigre? Ma... Vai e sbrigati! Ma certo! Buona fortuna, anche a me servono alcune cose! Oddio, odio dover portare fuori la spazzatura! Prenderò io quella! Che diavolo! Proprio ciò che stavo cercando! Vediamo... Poverina... Ehi, riciclare è la nuova tendenza! Mi serve questo rotolo di carta igienica, lo appiattirò! E poi ci disegnerò sopra, voglio creare una tigre! Mi devo concentrare, voglio che sia perfetto! Ok! Ora devo ritagliarla! Poi... Devo aggiungerci i colori! Inizierò con l'arancione, voglio colorarlo tutto! Poi aggiungerò le striature! Sarà una tigre amichevole! Aggiungerò delle altre striature lungo la schiena e anche gambe! Finora mi piace! Il corpo è fatto! Ora disegnerò il viso! Una volta fatto, piegherò il viso in avanti! Oh, mi piace! Lexi, guarda! È carina, vero? Eh?
Quella sarebbe una tigre? Ora ti faccio vedere io una vera tigre. Io preferisco quella originale, ma perché ci mette tanto? Mi scusi, la tigre è fuggita. Ho provato a prenderla, ma beh, non voglio parlarne. Ma possibile che non ne combini una giusta? È tutto ok? Dammi quei soldi e vattene. Mi dispiace. Oh, mi venderesti la tua tigre? Ti prego. La vuoi? Sì, dammela. No, è mia. È troppo preziosa per me. Ah, beh, credo che non rimanga altro che disegnarne una. Non può essere poi così difficile. È solo un grande gatto rosso. Ecco, così dovrebbe andare. Ecco qua. Spero ti piaccia. Il disegno di Lexi è terribile. Vince Hazel. Non di nuovo! Sono pronta per il prossimo round! Spero vi piacciono gli arcobaleni. Mi rendono così felice. Sono ok? Sì, immagino che siano carini. Oh, guarda! C'è del rossetto. Che figata! Wow, mi piace questo colore. Lo voglio mettere. Che ne pensi? Preferisco non esprimermi in merito. E ti prego non farlo più. Intanto a me è venuta un'idea. Rimuoverò l'ombretto che ho sul viso. Ora mi servono questi due pennelli e questi due ombretti. Intingerò i due pennelli negli ombretti e applicherò il trucco sul viso. Che bell'effetto! Ora le mie labbra hanno bisogno di un po' di colore. Sono molto colorate adesso. Manca ancora il mascara. Voglio le ciglia lunghissime. E aggiungiamo un po' di brillantezza. Mi piace. Lo so, sono fantastica. Ma non ho ancora finito. Ho questa tela. Ci premerò contro il mio bel viso. Tada! Che bella opera d'arte! Dovrebbe andare in una galleria d'arte. Wow! Accidenti, ho qualcosa incastrato tra i denti. Oh, credo che sia il mio pranzo. Aspetta. Ma non riesco a toglierlo. Oh, ma certo, posso usare questi lacci. Meno male che sono così ingegnosa. Vattene via! Ah? Ma che fai? Aspetta, ma quello è sangue? Ah, è solo rossetto. Forse però potrei usarlo. Mi serve solo qualche altro colore. Creerò qualcosa di straordinario. Passerò il rossetto su tutto il laccio e lo farò anche dall'altra parte. Ora ho un laccio multicolore. Che bello! Ora devo fare arte. Dov'è il mio quaderno? Oh, eccolo! Lo apro e ci metterò dentro il laccio. Creerò uno schema ondulato. Adesso richiuderò il quaderno. E ci metterò sopra la mia mano. Adesso sfilerò il laccio da dentro. Facilissimo! Adesso che aprirò il quaderno ci sarà un vero capolavoro artistico. Potrei guardarmi per tutto il giorno. Ho finito? Carino, eh? Aspetta, i denti sono puliti adesso. Che strazio, però! Non fate caso a me. Ah, mi sento già molto meglio. Ho evitato di fare una figuraccia. Forza, scegli me! Siete state entrambe brave, sono veramente colpito. Vincete entrambe. Ve lo meritate. Sì, lo sapevo! Anche se l'immagine di Hazel non mi convince. Ignoriamola che è meglio. Chissà cos'è! Forza, apri! Un pulsante rosso. Speravo in qualcosa di più... Wow! Premiamo. Art! Cosa? Dov'è il tuo senso dell'avventura? Non sappiamo cosa succede poi! Ah, prendi questo! No! Fermati subito! Oh, sarebbe davvero brutto! Wow, che immaginazione! Non ti preoccupare, sono certa che andrà bene. Ecco! Torta! Visto? Va tutto bene. Ha un aspetto delizioso. Mi piacerà! Aspetta, non così in fretta. Il pulsante. Oh, sì, certo. Devo premere. Vai. Augurami buona fortuna. Pensavo sarebbe successo qualcosa. È come un gioco a premi. Dove si fermerà? È una caramella, adoro! Pazzesco, guarda! Wow, bello! Le metterò sulla mia torta, sarà coloratissima! Non vedo l'ora di assaggiarla, l'aspetto è magnifico! Wow, è meglio di quanto pensassi!
così leggera e soffice. Bella scelta. Ok, tocca a me. Per favore, qualcosa di buono. Che tensione. Davvero, sottaceti. Non mi sembra giusto. Beh, diamogli una chance. Lo metto qui. Bene. È croccante. Beh, non mi piace. La prossima volta avrò più fortuna. Facciamo girare la ruota, spero sia qualcosa di buono. Ah, te lo meriti. Oh, perché? Dov'è? Oh, posta aerea. La situazione si fa incandescente. Torta e senape, bleh. Finiamola con questa storia. Wow, è piccante. Ho tanta paura. Posso farcela. Ok, non male. Oh, è peggio. Oh beh, le regole sono queste. Facciamo così. Forza. Oh sì, perfetto. Proprio quello che volevo. Piovono occhi. Gnam, sarà fantastico. Ho l'acquolina in bocca. Slurp. Li voglio tutti. Sono morbidi. Senti come scrocchiano. Ehi, ti vedo. Che schifo, come fai a mangiarli? Spero di non avere nulla di simile. Oh no, non può essere una buona cosa. Hai visto? Ho un regalo per te. Cavolo, grazie. Sangue, cosa dovrei farci? Non mi sento molto bene. Oh. Sì, è stato anche così per me la prima volta. Hai intenzione di mangiarlo. Cosa? Posso arrivarci? Andrà male. Ok, e ora? Cosa? No, tutto tranne quello. No, ti supplico, aglio. È uno scherzo. Sento l'odore della mia paura. Oh, come fanno gli esseri umani a mangiarlo? Forse solo una leccatina. Yuck! Brucia! Aspetta, mi piace! Oh oh! Posso iniziare io? Vai! Un bicchiere vuoto? Che succede? E tu che hai? Scopriamolo! Oh, guarda qui! Cosa? Non è possibile! Non mi sembra giusto! In colpa il gioco, non me! Ho bisogno di un'altra cosa! Tengo questa a portata di mano! Non si sa mai quando ne avrò bisogno! Gelato! Queste fragole sembrano così succose! Ehi, amica! Non farlo! Ecco qua! Latte, ottima scelta! Fuori di qui, devo concentrarmi! Diamo un'occhiata. E tu, me ne vado. Da un momento all'altro, una delizia fresca e gustosa. Wow! Spero davvero che nessuno mi abbia visto. Voglio andare a lezione. Avrò bisogno di questo libro. Oddio, ma davvero? Niente! Cosa sto sbagliando? Wow, adoro questa serie! Non è possibile! Il mio momento di brillare! Ciù! Oddio, volo via! Aspetta, è un pipistrello! Fuori di qui! Ok, non è andata a secondi piani. Ehi, come va? Sembri arrabbiata! Non è facile essere una vampira, ho tanta sete! È un problema! Forse posso aiutarti! Aspetta un attimo, so cosa fare! Preparerò un cocktail gustoso. Aggiungo dei denti scintillanti, deve essere bello fresco. Ora la bibita. Guarda quante bollicine. Poi mi servirà del colorante alimentare rosso. Riempio questa piccola ciotola, guarda che colore. È perfetto. Ora riempio la siringa. La vampira lo adorerà. Direi che ci siamo. Metto questo nel bicchiere, poi spingo. Wow, guarda un po'. Direi che è pronto. Oh, quasi dimenticavo la cannuccia. Ta-da! L'ho fatto per te. Cosa davvero? Che carina. Sei la migliore. Ok, devo andare. Mi gira la testa. Quasi finito. Questo dovrebbe bastare. Lo verso nel bicchiere. Ha un aspetto delizioso. So che
Sarà buonissimo. Ma non ho finito. Ricopro di panna. Il risultato è sempre il migliore. Ora ho bisogno di codette. Carinissime! E questa è la ciliegina sulla torta. Wow, sembra un'opera d'arte! Guarda questo unicorno, lo adoro! Oh, che eleganza! Guarda il mio drink! Wow, pazzesco! Come hai fatto? Lascia stare, è segreto di famiglia. Beviamo! Wow, è la cosa migliore che abbia mai assaggiato! È delizioso! Un lecca lecca? Sì! Ne voglio uno! Guardale, come se digustano! Ho una colina! Ah, basta! Datemeli, li voglio tutti per me! Ah, ecco qui! Fragola! E questo sa di limone! Assolutamente deliziosi! Oh, scusate, ragazze! Che cos'è successo? Ho un saporaccio in bocca! Che schifo! Aspetta! Ehi! Guarda qui! Per prima cosa riempio uno stencil usando due diversi colori. Sfumare è fondamentale. Fatto! Ah? Posso fare di meglio, sai? Sta a vedere! Ok, passiamo ai pennarelli. In questo modo il soggetto sarà più evidente. Questi dettagli richiedono un po' di tempo, ma ne varrà la pena. In alto creo delle piccole orecchie, poi le pinne. Riuscite a capire di che cosa si tratta? Forse questi dettagli aiuteranno. Questo per Vink è davvero bello. Non scordiamoci l'altro lato. E adesso un po' di viola intenso. Questi colori stanno benissimo insieme. Contribuiscono ad aggiungere profondità. E anche se ci vuole un po' di tempo, non ve ne pentirete. Adesso mi serve un pennello più spesso. Vedete come lo sto tenendo? E guardate che splendide tonalità! Le alghe aiutano a creare la scena, sembra che siano sott'acqua. E adesso bolle! Ehi! Guarda qui! Ti piace? Wow! Lo prendo come un sì. Il mio sembra così banale. Stupido pennello. Forse più grande è meglio. Ma prima devo prepararlo. Con gli arcobaleni non si sbaglia mai e questa tecnica lo renderà vivo. Capite che intendo? Così si dà vita a un'immagine. Visto? Wow, che maestria! Sono molto colpita. Ben fatto, ora lasciate che me li prenda. Ehi! Oh, sì! Cosa c'è di così divertente? Che schifo, è enorme! Non mi piacciono le ragazze cattive, vi punirò entrambe. Basta indicare. Ehi, non riesco a muovere la mano. Au, è bloccata! Esatto, il mio lavoro è finito qui. Ma le nostre mani? Dovremmo disegnare così? Ma come? Lily? Non so che dire. Aspetta. Guarda qui. Devo solo giocare con le forme. Riuscite a indovinare che cosa sarà? Funzionerà, ne sono certa. Si è liberata. Ho del lavoro da fare qui. Aggiungo un paio di cose. Così potrò basarmi su ciò che ho già realizzato. Indovinato, è un occhio! Ora sì che si ragiona. Il naso è carino, vero? Se avete indovinato che si tratta di una foca, bravissimi! Sta latrando! E adesso un po' di colore. Rosa sulla lingua, ovviamente. È un must! Ok, ho finito. Ti piace? Che ne dici? Ma... Aspetta.
Aspetta, adesso ne faccio uno altrettanto bello. Anche se sto usando la mano, realizzo una forma completamente diversa. Ci siamo quasi. Wow, funziona davvero! Ci sono! A volte basta un cambio di prospettiva. Adesso dobbiamo collegare le forme. Gli occhi possono andare qui. Sembra già carinissimo! Insomma, guardate che sorriso! Il prossimo passo? Il corpo! Sta venendo bene, ma ci vuole un po' di colore. Ah, quanto è soddisfacente! Tratti così lunghi e colorati, questo verde è davvero brillante! È facile con un unico colore! Non dimentichiamo i piedini! Finito! E vai! Wow! Bello, Jasmine! Sono entrambi magnifici! Davvero ben fatto! Il che significa una cosa? Miei! Oh! Ecco! E adesso? Wow! Sì, è forte, lo so! Fantastico! Sì! Allora, chi ha vinto? Ottima domanda, mortale! Ehi, senti, lo facciamo? Sì! Ok, adesso! Tadan! Sei tu, strega! Con tanto di Neo! Lo abbiamo fatto insieme! Cosa vedono i miei occhi? Oh? Oh, ragazze! Volevo solo vederlo da vicino! È il dipinto più bello che abbia mai visto! Vi pronte per la prima challenge? Del delizioso ramen! Ehi, guarda! What? Amo il ramen! E che dovrei farci con questo? Pensavo fosse facile da mangiare! Un aiutino? Devo fare tutto io! Ok! Wow, hai visto? Come hai fatto? È mio, mollalo! No, mai! Non ci credo! Ehi, sei stata lenta! Io sto cucinando il mio ramen e ora metto l'altro blocco nel bollitore e lo accendo. È un modo diverso di cuocerli, ma devo dire che funziona. Ho già l'acquolina in bocca. Guarda come sono belli! Sono pronti! Non vedo l'ora di assaggiarli, ma manca qualcosa. Un bel würstel felice. Ah, vero, ma non giocare col cibo. Oh, e dai, guardalo! Lo mangerei. Devo farmi venire in mente qualcosa. Non sta funzionando. Perché è così difficile? I noodles crudi non sono buoni. Non so che fare. Mi dispiace, posso aiutarti? Ehi, Tina! Psst! Che c'è ora? Guarda un po'! Puoi usarlo per i noodles! Davvero? Oh, che caccola gigante! Ok, dai! Ci metto dell'insalata. È come fare un hamburger! Questa me la tengo per dopo. Ehi, è finito il tempo! Fiù, giusto in tempo! Non è il massimo, ma andrà bene. Che hai fatto? Non ha un bel aspetto, però ci ho provato. Mi spetta qualcosa? No, guarda il piatto di Eva. I suoi noodles sono cotti. Direi che a questo giro vinco io. Prossimo turno abbiamo dei mirtilli. Deliziosi, succosi e sani. Buoni! Wow! Aspetta! A che serve questo tasto? Non guardare me. David, cos'è questo? Eh? Da dove viene? Sono confuso quanto voi! Ora lo premo! Ecco qua! Oh, un serpente! Oh, che carino! Ne avevo uno così nella mia fattoria! Vieni qui, piccoletto! Puoi stare qui sotto! Dai, che sarà mai? Ok, tocca a me! Facciamolo! Guarda qua! È un mattarello! Chissà cosa posso prepararci con questo. Muffin? Oh, forse no. Ti leggo nel pensiero. Ho forse i superpoteri. Sto cercando di pensare. Oh, una crostata di mirtilli. Ottima idea. Inizio stendendo l'impasto. Deve essere preciso ed omogeneo. Lo faccio a forma di cerchio. Poi devo fare il reticolo. E ho un modo rapido. Questo lo userò per ritagliare dei quadrati. Molto più facile. E ora posso metterla sulla crostata. Sembra buonissima, non vedo l'ora di assaggiarla. Wow, sono sorpreso! Ci credi che l'ho fatta io? Ora il mio sarà brutto.
Riproviamo. Niente serpente, niente serpente. Male male? Oh, è un poppet. Vedi? Sapevo, sarebbe andata bene. Ma cosa ci faccio con questo? Potrei giocarci mentre mangi i mirtilli. Aspetta, ho un'idea. Riempio il poppet di mirtilli. E ora ci metto questo drink di yogurt alla fragola, per renderlo cremoso. Devo coprire tutti i mirtilli. Ok, perfetto, e poi ci metto delle codette. Come sono colorate! Eppure buone! E ora freezer! Che bello! È come un gelato! Aspetta, è un gelato vero e proprio! Buono! No, l'ho rotto! Ops! Povera Tina! So cosa fare! Oh no, ho rovinato la crostata per sbaglio! Sono troppo sbadata! Come hai fatto? Queste cose succedono! Oh, bene! Grazie, Iva! Che succede? Scusa, mi sono addormentato, ma che... Che è successo alla crostata? Sono inciampata! Sono successe tante cose mentre dormivi, c'è solo un risultato giusto, avete perso entrambe! Chi se ne frega? Vuoi assaggiare? Oh, magari! E io prendo una fetta di crostata! Buona! È difficile farsi venire idee per una challenge, già lo so! Ecco che... Aspetta, così meglio, il prossimo ingrediente sono le fragole! Insieme? Vai! Wow, sembrano buonissime! Me ne prendo una! Deliziose! Sono freschissime poi! Ehi, basta! Non posso farci niente! Ti serve della cioccolata spalmabile, le renderà ancora più buone! Prendi i mirtilli e intingili nella cioccolata. Poi prendi un cucchiaio, fidati. Ti piaceranno da morire. Dovrei fare lo chef. Oh, e dai! Non è giusto, dammi qua! Farò qualcosa con queste fragole. Inizierò tagliando le fragole a metà. E le metto in un piatto per ora. Ho riempito una siringa di cioccolata. Che vado a spremere sopra le fragole. E poi ci metto sopra un mirtillo. Ora mi serve una striscia di cioccolato e dei puntini. La siringa rende tutto più facile, sembrano coccinelle. Che carine! Sarebbe un peccato mangiarle. Molto creativa, Iva. Aspetta un attimo, devo fargli una foto, è arte. Wow, che idea geniale! Ne voglio una. Sono mie. Oddio, bellissime. Davvero, posso prenderne una? Fatti le tue. Ma questa è cattiveria. Che farò? Questa è difficile. Aspetta un attimo. Ho un'idea. Mi serve solo questo spiedino di legno. Metto la fragola sullo spiedino. Dopodiché faccio un taglio nella fragola. Taglierò solo metà. Poi lo giro e faccio un altro taglio. Perfetto. E ora panna spray. Infilo la punta nella fragola, così, e metto la panna dentro. E ora le codette. Ci cospargo la panna. Che bello! Che ne pensi, David? Bello, eh? Sono proprio fiera! Wow, mi sta venendo una fame! Li adoro, Tina! Davvero, woohoo! Guarda, Iva! Ottimo lavoro, Tina! Sono buonissime! Sì, anche queste! Aspetta, oddio, le ho mangiate tutte! Fine del round! Ma... Iva... Beh, stavolta è facile decidere, vince Tina. Lo sapevo, mi sono davvero applicata. Scusa, sto aspettando una cosa. Ah, finalmente, ecco la prima challenge. Oh, interessante questa. Iniziamo. Dai, abbiamo una patata. Patata in fuga! Davvero, mi sa che ama le patate. Presa, presa. Sei pazza? Questa è una patata perfetta. La mangerò per cena. Ragazza, tu hai un problema. Che posso farci? Ah sì, la pelo. Poi la infilzo con uno spiedino. E ora faccio un taglio. Faccio girare la patata mentre la taglio. Poi la separo con cura. Ho una spirale di patata. La metto in un piattino con le erbette e la condisco con un filo d'olio d'oliva. Voglio ricoprirla leggermente di olio. E ora la cuocio. Carina e dorata. Qualcosa di diverso. Ammettilo, sei invidiosa. La mangerei di brutto. Anche io.
Ottimo lavoro, Iva. Ottimo, ora sono sotto pressione, devo riflettere. Ci sarà pure qualcosa che posso usare. No, questo no. Che stai facendo? Non buttarlo. Patatine. Aspetta, posso usare queste. Ho solo bisogno di una decorazione. Questa è perfetta. Wow, che bella. Ma dai, sul serio. Zero sforzo proprio. Non ti piace, eh? Ok, mi rimetto al lavoro. Oh, lo so. Mi servono le chips e una pentola di acqua calda. Metto le chips nell'acqua. Così si ammorbidiscono. Poi giro. Le chips si ammorbidiscono e si rompono. Sembra purè di patate. E ora le tolgo dal fuoco. Perfetto. Un bel condimento di erbette. Molto meglio. Ottimo lavoro, Tina. Cosa? Come hai fatto? Sarai una dea ai fornelli. Mi sa proprio di sì. Chissà chi vince questo round. Io? Sembrano entrambi buoni, quindi non può che essere un pareggio. Prendete entrambe un punto. Woohoo! Sì, e poi sono stato colpito in faccia da una mappa. Ups, scusate, era mia madre. Ecco la prossima super challenge. Sì. Cosa faccio? Questa potrebbe essere difficile. Ups. Non ci credo, che hai combinato? Tu non hai visto niente. Sono uova, sono fragili. Credo di avere un'idea. Devo un attimo consultare il mio libro di ricette. Aspetta, stai barando. Ehi, fatti i fatti tuoi. Fatti i fatti tuoi. Forse non mi serve. Posso usare il mio telefono? Vediamo. Ah, cercavo proprio questo. Compro questo qui. Perché hai quest'aria felice? Oh, è stato veloce. Troppo divertente. Guarda un po'. Che paura. Eva? Boo! Tina, perché l'hai fatto? È stato divertente. Meglio se mi metto a cucinare. Metto lo stampo nella padella. Ho separato le uova. Metto le chiare nello stampo. E lascio la parte degli occhi vuota. E ci andrò a mettere i tuorli. Non voglio si rompano. E ora il secondo tuorlo. E ora lascio cuocere. Ok, dovrebbe bastare. Ho finito! Wow, per niente male! Iva, guarda un po'! Fantastico! Ok, posso ancora battere Tina. Per prima cosa mi serve questo frullatore. Aspetta, che fai? Apro le uova nel frullatore. Wow, fatto così sembra facile. Mi serve giusto qualche altro ingrediente. Ho cipolle, erbette e pomodori. Continua a guardare come se fossi preoccupata. Questi li posso mettere nel frullatore. Tiki tiki. Basta. E capirai. E ora le erbette. Ah, annusa. Sa di cipolla. Bene. Ora sto lacrimando. Ho della salsa piccante extra. Ma dai, sarà super piccante. Oddio, questo è troppo. Ma no. Diamogli una bella frullata. Voglio essere sicura che non ci siano grumi. Sembra buono. E ora si cucina. Mi serve una padella. Iva, non sono sicura di come verrà. Rilassati, andrà tutto bene. Non credo. Torno tra un minuto. Dove stai andando? Che sta facendo? Ho tutto sotto controllo? Ma è fumo. Iva, stai bene? Certo. Guarda qua. Ha un odore divino. Mi prendi in giro. Ma è venuto benissimo. Davide, dai, fammi vincere. Non lo so, Iva, sembrano entrambi buoni. Ho deciso, è patta. Sì, ho vinto. Cioè, ho fatto pari. Qua la mano. Che fame. Ah sì, la prossima challenge è un burger. Il mio piatto preferito. Iniziamo. Ma non dovrebbe esserci della carne. Qui c'è solo il panino. Wow, questa sì che è una challenge. Devo fare una chiamata. Pronto? Ma chi sta chiamando? Perfetto, subito, grazie. Allora lo faccio anche io.
Il mio migliore amico non lo lascerei mai a casa. Pronto? Resti in linea. Pronto? Che tragedia, dov'è il mio ordine? Ah, finalmente. Oh, giusto, tenga. Wow, sembra buono. Davvero, tieni. Il mio lavoro è infinito. Oh sì, la challenge. Vediamo cosa abbiamo. Che odorino. Guarda qua, il burger perfetto. E consegnato in tempo. Meglio che cucinare, sarà difficile battere questo. Cosa faccio? Ecco, arrivano i rinforzi. Aspetta, e questo cos'è? Questo è per te. Paghi col latte, si può fare. Guarda quanto ben di Dio. Questo non mi serve, nemmeno questo. Ehi, attenta, smettila. Oh, questa sì. Metto una foglia di lattuga sul panino e monto gli strati. Manca il burger, ma sembra venuto bene. Wow, ha un aspetto delizioso. Ti piace? Beh, io ho un panino vero. Sei tu che decidi, David. Io? Li mangerei entrambi. Difficile questa, non lo so. Mi dispiace, Tina. Stavolta ha vinto Iva. Davvero? Wow, grazie! Ben fatto. Non ci posso credere. L'arte è bellissima, ma a volte non è così intuitiva. E non sempre riesce, vero? Ma che cos'è? Guardami, faccio la stessa faccia. È davvero ridicolo. Guardatevi voi due. Pensate di essere così brave? Ah, ma quel dipinto ha preso vita! Vi insegnerò io a prendere in giro l'arte. Wow, ma cosa? Come abbiamo fatto a finire qui? Siamo così colorate. Wow, sai che c'è? Mi piace un sacco. Anche a me è pazzesco. Ehi, guardate me, sto quassù. Benvenute nel mondo dell'arte, è il momento di una sfida. Per prima cosa, la sfida di disegno. Sembra emozionante, facciamola! E adesso la prima sfida di disegno, la lettera B. Ma dai, è facilissimo! Aspetta di vedere quello che combino. La mia lettera B ti lascerà di stucco. Ehi, ma che sta facendo Madison? Oh, sta disegnando un sacco di linee. A me quella non sembra una B. È ora di vincere questa sfida. Fatta! È perfetta! Madison, guarda, ho disegnato una B perfetta. Sì, molto carina. C'è così tanta polvere qui. E ciù! Oh no! Il mio disegno! È volato via con lo starnuto! Ma dov'è andato? Perché non torna? Oh, eccolo! Ma che schifo! Il mio lavoro è rovinato! Annie, ma che sarebbe quello? Fammi vedere quella di Madison. Ah, molto carina! La tua B prende un bel 10! Mi fai vedere come hai fatto? Ma certo! Comincia facendo una lunga linea a sinistra, poi 8 linee più corte così. Trasformale in quadrati, le ultime dovrebbero essere un po' inclinate. Adesso aggiungiamo altre 3 linee oblique e adesso le uniamo, vedi? Aggiungiamo linee sotto e sopra e dentro. Per finire basta ombreggiare un po' con la matita. Un cotton fioc ci aiuterà a sfumare. Ed è fatto! Facile, vero? Chissà che faremo adesso. Per la sfida 2 dovete disegnare l'amore. Sarà fantastico, sono prontissima! E userò 3 strumenti allo stesso tempo. Li prendo tutti e 3 e disegno 3 linee contemporaneamente, vedi? Adesso ombreggiamo con la matita. E mi serve un cotton fioc per sfumarla. Sì, è fighissimo! Ma come si disegna un cuore? Lo so! No, non funzionerà. Ma forse se... no, neanche questo. Aspetta, chiedo aiuto. Meno male che ho sempre con me questo bottone aiuto. Lo premerò e aspetterò qualcuno. Ah, sì! Lei andrà benissimo. Ciao! Per favore, disegna tu al mio posto. La sfida
sfida è disegnare un cuore. Il cuore è il simbolo dell'amore. Scriveremo la parola sul foglio in questo modo. E adesso, il prossimo passaggio, un cerchio proprio qui. Un altro qui, lo trasformeremo in un capolavoro. Ogni lettera si trasformerà in una mano. Non dimentichiamo le braccia e disegniamo dei raggi come ruote di bicicletta. Poi ovviamente ci servono i corpi e dei capelli per rendere tutto speciale. I vestiti, le gonne e le gambe. Decoriamo i vestiti e voilà! Ecco qui l'amore. Wow, brava, bravissima, grazie! Prego, adesso torno al mio lavoro. Che cosa? Non è giusto! Il disegno di Annie è stupendo! Serve anche a me aiuto per migliorare il mio. Ah, non vedo l'ora di vedere chi arriva! Oh mio Dio! È incredibile! È arrivata Billie Eilish ad aiutarmi! Sì, sono io, ciao! Sono la tua fan numero uno! Grazie, grazie, fai fare a me! Ma è davvero Billie Eilish! Non ci credo, è davvero lei! Ecco qui, ciao! Non posso credere che fosse la vera Billie Eilish! È pazzesco, vero? E adesso vediamo i lavori! Aspetta, ma mi ha soltanto fatto un autografo! Ma è comunque fantastico, vero? Oh, Billie Eilish! 10 e lode per te, Madison! Oh, Annie, è davvero una bella idea dell'amore! Queste uova mi fanno venire fame, quindi le ho disegnate bene! Ehi, Jasmine, guarda! Ecco, ti ho preparato la colazione! Vediamo! Penso che sceglierò queste! Oh, ma non sono vere! Non capisco! Solo queste sono le vere uova. Cottura media, la mia preferita. Hanno un bell'aspetto, vero? Aspetta, cosa? Davvero? Deliziose. Ma Lily! Sono così confuse. Una sfida potrebbe aiutarle. Che succede? Venite a me, ragazze. Ah? Cos'è questo posto? Bel vestito. E adesso? Penso che voi due abbiate bisogno di una piccola sfida. Ah, questo gesso funziona malissimo, riesco a malapena a controllarlo. Che rumore terribile! Fallo smettere! Le linee sono così spesse! Non ce la faccio! Per favore! Basta, non ne ho abbastanza! Ehi, che succede? Il mio gesso! Adesso è solo un mucchio di polvere! In realtà è una figata, wow! Ho la giusta ispirazione! Perché usare un gesso quando posso ombreggiare con le dita? In questo modo ho molto più controllo! E i bordi sono liscissimi! Si capisce cosa sto disegnando? Presto sarà più chiaro! Non potrei farlo con un gessetto! È ora di ricaricare la polvere! Posso usarne di più in alcuni punti, in questo modo ho più definizione. Ora sì che si fa sul serio. Non dimentichiamo l'altro lato. Qualche dettaglio con la gomma. Non è già carinissimo. E adesso i dettagli divertenti. Adoro i papillon. Aggiungono sempre un tocco di dolcezza. E adesso definiamo un po'. Non sembra pelliccia vera? Fa venire voglia di coccolarlo. Quasi fatto! E infine, ma non certo per importanza, un piccolo e dolce sorriso! Oh, quasi dimenticavo gli occhi! Vedete come prende vita adesso? Chissà cosa sta guardando! Non è adorabile! La mia arma segreta! Ok, fatto, che te ne pare? Wow! Lo so! Cosa posso disegnare? Il rossetto! Potrebbe funzionare? Questo mi dà una grande idea! Sì, credo di poterci lavorare! Basta che abbia abbastanza rossetto! Ecco un altro strato! Forse me lo devo rimettere!
migliora ad ogni strato, diventa sempre più dinamico. Ok, adesso i dettagli. Guardate la manina. Ne farò un'altra uguale. Con il viso prenderà davvero vita. Un paio d'occhiali, perché no? Cosa le faccio indossare? Forse un vestitino? Mi piace molto la direzione che sta prendendo. È incredibile come da un paio di forme si possa arrivare a questo. Con il rosso si possono fare molte cose. Questo è uno dei miei lavori migliori. Ta-da! Che figata, vero? Oh, hai finito? Sono entrambi meravigliosi, molto bene, ragazze! Ehi, cos'è successo? Faccio sempre così. Niente è meglio di... Wow! Jared, non sai cosa stai dicendo! Ah no? È colpa tua! E dai, forza! Non ho fatto nulla! Cos'è tutta questa roba? E perché ho questo trucco? Delizioso! Via quelli vecchi, prendiamo i nuovi! Sì, mi piacciono! Ok, nonna. Perché non pensi a te? Va bene. Cos'ho io? Ok. Panna montata. Non male. Che palla dalla forma strana. Rompilo qui dentro. Se lo dici tu. Wow. Stop. E ora? Iniziamo a preparare un bel mix. Divertente. Ho fallito come nonna. E ora un po' di farina. Come se piovesse. Nonna. Ops. La mia dentiera è volata via. Questa dici? Sì. Com'è potuto accadere? Per fortuna ne ho sempre una di scorta. Wow. Stai vedendo? Ecco qua com'è nuova, visto? Già, riesci a crederci? Lo so, che dici? Davvero, rendiamo il tutto più interessante. Pronti? Eccoci qua. Questi denti sono un ottimo punto di partenza e voglio usare tutta la panna montata possibile. Per fortuna ne ho un sacchetto intero. Quasi finito? Ora si passa alla glassa blu. Non è bellissimo? Scommetto che ha anche un buon sapore e lo saprò presto con certezza. E due ciliegie in cima. Questi sono denti gustosi. È certamente unico. Ma come faccio a competere con lui? Non posso fare una torta con il succo di frutta, a meno che... Credo di avere un'idea. Ah sì, so cosa fare. Cominciamo con una torta a piani e poi ricopriamola di panna montata. Una volta finito, mettiamo un'altra fetta di torta in cima. Poi mettiamo la glassa blu. Esatto, dobbiamo ricoprirla tutta. Poi un'altra fetta di torta. E ora il rosa. Ma questa volta la copriamo del tutto. Ora va sistemata. Qui che entra in gioco questo strumento per levigare, guardate che curve pulite. E ora per completare il tutto un po' di blu. Assomiglia a un fiore, vero? Ora spiano il tutto. Eccoci qua. Mi piace divertirmi un po', anche facendo torte, perché no? Non è magnifica? Guarda, e ho fatto tutto da sola. È come una piccola oasi su una torta. Vorrei poterci fare un salto. Ma non ci credo! La nonna fa le torte più buone. La adoro! Cosa hanno in comune queste due torte? Vanno decorate tutte e due. Un arcobaleno? Adoro gli arcobaleni. Quanti colori! Oh wow, voglio aprirlo. Non c'è bisogno di gridare, Jared! Guarda qua! Chissà cosa c'è dentro! Oh wow, cioccolato! Non ho mai visto il cioccolato rosso prima d'ora! Wow, posso farci un sacco di cose! Tipo metterlo sulla torta! Posso usare un sacco di colori diversi! Come la mia piccola torta arcobaleno! C'è un sacco di cioccolato!
Voglio mangiarmela tutta. Magnifica. Vedi che bella? E la mia? Vediamo. E questi? Vediamo come farci qualcosa, va? Il primo? Rosa. Non ha un bellissimo aspetto? Si versa come se fosse burro. Che bello. Ma perché fermarsi a rosa quando si può avere anche il blu? Anzi, voglio tanti colori, tutte le tonalità dell'arcobaleno. Una festa su questo piatto, visto? Non ne sono molto sicuro. Davvero, è brutta, non ti piace? Beh, no, è stupenda! Ah, mi prendevi in giro! Guarda che torte fantastiche! Ne mangerei ogni briciola se potessi! Guarda com'è divertente questa! E tutto questo golosissimo cioccolato, guarda! Non sono paragonabili alle mie torte! Hanno un aspetto davvero professionale, non siete d'accordo? Beh, lo ammetto, abbiamo vinto entrambi! Questo è certo! Allora, in quale torta ti tufferai per prima? Se vi è venuta fame di dolci, beh, non siete gli unici! Non dimenticate di condividere questo video con i vostri amici e lasciatevi ispirare! Mi raccomando, iscriviti al nostro canale per ricevere altri suggerimenti e trucchi divertenti! Wow, è il momento della decorazione torte! È con questo che devo decorarla? Un mucchio di wurstel? Non mi sembra una gran cosa, non sono versatili. Comunque, farò un tentativo. Beh, in effetti è buono. Non male questo wurstel. Ok, è ora di decorare la mia torta. Li metto intorno, così. Ancora un po' e ho finito. Bene, ci siamo. Non è il massimo, ma non è neanche malaccio. Vediamo cosa troverò io. Bello! Niente wurstel per me! Invece ho un'intera ciotola di caramelle! Le M&M's sono un'ottima decorazione! È ora di iniziare la mia torta! Ok, la prima è messa, ora il resto! Ta-da! Ah, vorrei le caramelle anch'io! Però m'è venuta una grande idea! Devo solo fare dei piccoli tagli! Fatto, perfetto! Questo merita proprio un posto al centro. Ehi, è venuto piuttosto bene. È ora di premere il pulsante. Ok. Stavolta ho un sacco di peperoncini. Che ci dovrei fare? Oh, sembrano piuttosto piccanti. Li metterò all'esterno. Almeno daranno un tocco di colore. Il rosso brillante fa davvero effetto. Bene, potrebbe funzionare. Devo fare qualcosa con l'ultimo. Eh? Non so dove inserirlo. Beh, intanto vado io. Evviva! Una ciotola di marshmallow! Molto meglio dei wurstel. Li metterò in cima alla torta. Adoro questa morbidezza! Sono bellissimi! Fatto! Li ho messi tutti tranne questo! In teoria possiamo mangiare i nostri avanzi! Davvero? Beh! C'è cascato in pieno! Oh mio Dio! Com'è piccante! Ah! Incredibile! Devo approfittarne! Ehi, punta il fuoco sul mio marshmallow! Oh sì, si sta tostando per bene! Wow, un sacco di fuoco con un solo peperoncino! Sciolto e buonissimo! Volevo anch'io i marshmallow! Premiamo di nuovo il pulsante! Cosa? Una ciotola di broccoli? Non è giusto! Cosa c'entra con la mia torta? Che schifo! Ha già i wurstel! Meglio cominciare a metterli. Forse qui e anche qui. Ok, sembra venuta bene. E dove metto questo? Non c'è spazio. Cosa? Ti tocca? Ok. Mi tocca la torta con i broccoli grattugiati.
Ecco fatto, tocca di nuovo a me. Oh, bastoncini al cioccolato e noci? Li adoro, sono buonissimi. Credo che questo lo mangio subito. Delizioso. Ora alla torta. Mi servirà un righello. Ok, come pensavo. Anche questo lato. Ok, misuriamo il bastoncino. Il mio piano funzionerà di sicuro. Li metto di nuovo sul lato della torta, ma con un angolo diverso. Bello, mi piace com'è venuta. Ne restano due. Altri due per me. Ehi, posso averne uno? Oh, certo, ecco a te. Com'è buono. Premiamo di nuovo. Salsa al caramello. Buonissima. Perché non esce? Ti serve un attrezzo? Prova questo. Bello, grazie. Bene, facciamo una prova. Wow, sta davvero tirando su il caramello. Aggiungiamone un po' in cima a questa torta. Perfetto, mi è stata utilissima. Ok, di nuovo. E ti pareva? Mi è toccata la senape. Non mi piace neanche. Puzza. Ma voglio che la mia torta sia bella. Ecco fatto, giusto un pochino. No, no, non conta. Vieni qui, ti faccio vedere. La faccio girare e una spirale di senape. Sì, proprio quello che avevo in mente. Fatto. Meno male che ci sono io. Ma ora c'è senape ovunque. Forse stavolta... Certo, anche del caviale, perché no? Potrei metterne un po' qui. E anche qui. Ecco, messo tutto. Tocca a me. Ah? Mi è capitato del mais. Iniziamo a decorare. Inizierò da questo punto. Poi un bel cerchio sopra. Credo che sia tutto. Avanti! Un barattolo di fagioli. Ma dai! Ok, va bene. Intanto apriamoli. Vediamo come sono. Che schifo! Non mi piacciono! Io li amo. Dagli a me. Sul serio? Beh, se vuoi, prendi. Grazie, ne prendo solo uno, visto che ti servono per decorare. Deliziosi. Ma davvero? No, no! Li verserò sopra la torta. Finora la torta mi piaceva molto. Veramente a me piace molto di più la tua. Forza! Sì, zucchero filato! Lo adoro. Voglio assaggiarlo. Com'è buono. Adoro come si scioglie in bocca. Mettiamone un po' sulla torta. Un po' qui e qui. Come piccole nuvole. E vai! Sono soddisfatta. Vediamo che c'è adesso. Sì, un ovetto al cioccolato. Fantastico. Sono perfetti. Ne metto uno proprio sopra. Ma aspetta, quasi quasi invece lo sbriciolo. E spargo le scaglie. Proprio quello che avevo in mente. Il secondo invece lo divido a metà e lo sistemo proprio qui. Ok, adesso tocca a me schiacciare. Tu hai le uova di cioccolato e io uno vero. Faccio come te. Lo sbriciolo sopra. Non funziona. Ho un'idea migliore. Lo metto sopra i fagioli e creo un buchetto. Dopodiché ci verso il contenuto. Ecco fatto. Un bel nido di fagioli per il mio uovo. Ha un suo perché, in effetti. Premiamo insieme. Niente, sembra che non ci siano più decorazioni. Abbiamo usato tutto. Siamo andati abbastanza bene. Sì, sono stranamente belle. Le uova, secondo me, sono le migliori. Bene, pronti per il prossimo passo? Immagino sia il momento di assaggiare. Ne prendo una bella porzione, proprio nel mezzo. Oh, no, no, no. Sembra disgustosa. Ecco che vado. Wow, fantastica. Potrebbe essere la mia migliore creazione.
Beh, suppongo tocchi a me. Anch'io vado nel mezzo. In realtà sono emozionata. C'è della roba strana, ma anche roba buona. Bene, assaggiamo. È buona? No, è cattiva. Ah, che schifo!